Volevo ringraziarla di aver accettato questo invito e poi non so se ci può dire appunto cosa studia, perché me l'aveva spiegato. Sì. Allora, grazie a voi intanto di questo gradito invito. Allora, io mi occupo di sistemi complessi, diciamo, sono un fisico teorico, quindi ho una formazione di fisica teorica, fisica statistica, e diciamo, ormai da una ventina d'anni, diciamo, mi occupo di sistemi complessi, perché più o meno è questo l'arco di tempo in cui questa nuova, chiamiamola scienza dei sistemi complessi, non la voglio chiamare fisica dei sistemi complessi perché ovviamente dal mio punto di vista, io arrivo dalla fisica, ma ho sistemi complessi, è chiaro che ora, insomma, ne parleremo, penso, ampiamente, ma è chiaro che facciamo riferimento a diversi ambiti, è una scienza per sua natura interdisciplinare, quindi insomma, abbraccia ovviamente la fisica, ma anche la biologia, l'ecologia, ma anche la psicologia, le neuroscienze, la sociologia, l'economia, eccetera. E quindi in questi ultimi anni sono nate una serie di discipline anche ibride che in qualche modo hanno subito un po' l'invasione dei fisici, e quindi in ambito socio-economico, e quindi abbiamo l'econofisica, la sociofisica, poi magari appunto ne parleremo, cercheremo di chiarire un po' di aspetti. E quindi ecco, da una ventina d'anni, pur essendo stata preceduta da forse più note teorie del caos degli anni Ottanta, addirittura ancora prima la teoria delle catastrofi o la cibernetica, a volte si parla del secolo scorso come il secolo delle 3C o 4C, perché c'era dalla cibernetica, catastrofi, caos e complessità, quindi sono tutte con la C. E questa è un po' quella che è un po' la genesi di quello che oggi appunto cade sotto un po' l'ombrello della scienza della complessità, che ha una sua c'è un motivo per cui, come dire, è sicuramente più recente delle altre branche della scienza di cui tipicamente si occupano i fisici, per esempio, insomma, dall'astrofisica fino anche alle nanotecnologie, quindi la struttura della materia, eccetera. Più recente perché ovviamente i sistemi complessi necessitano di un approccio un po' diverso dal classico approccio scientifico, che dal punto di vista teorico è sempre consistito in carta e penna, no? Il teorico, so, dai tempi da Newton, Galilei Newton, in poi, passando da Einstein, insomma, dai padri della meccanica quantistica, quindi carta e penna bastavano per elaborare una teoria che ovviamente andava poi verificata con le esperienze, quindi in laboratorio. Quindi c'era da un lato lo scienziato con carta e penna, dall'altro il laboratorio sperimentale, che ovviamente anche qui ha subito un'evoluzione chiaramente nell'arco dei secoli, quindi dai primi laboratori fatti in casa, poi ai grandi acceleratori anche oggi, no? Di particelle, il CERN o laboratori appunto appunto si parlava di nanotecnologie, eccetera. Ovviamente collusi con l'elettronica e quant'altro. E in realtà, diciamo, questo ancora non era sufficiente per affrontare sistemi complessi, perché la complessità richiede rapidità di calcolo e quindi, come dire, l'essere umano con carta e penna o anche, ripeti, in laboratorio non riesce a tenere dietro, a stare dietro, diciamo, ai grandi numeri che sono dietro i sistemi complessi solitamente. E quindi sveliamo subito che, ripeto, la disciplina è recente perché è recente, relativamente recente, lo sviluppo appunto dei computer. Quindi ha seguito pari passo l'evoluzione della potenza di calcolo dei computer. E quindi, insomma, soltanto negli ultimi 30 anni, diciamo così, no? Dagli anni 90 che già si cominciano ad avere i primi computer, anche magari mainframe, eccetera, fino a oggi abbiamo qualsiasi scienziato che si occupa di sistemi complessi, può lanciare le proprie simulazioni, perché spesso di questo si tratta, cioè simulare un sistema complesso all'interno di un mondo virtuale ricreato all'interno di un computer, o semplicemente appunto, come dire, risolvere numericamente delle equazioni molto complesse che chiaramente non hanno delle soluzioni analitiche.
come si dice, le famose soluzioni in forma chiusa, che sono le classiche, insomma, classico approccio a cui ci ha abituato la fisica nei secoli, e quindi uno ha la sua teoria che elabora una previsione, una predizione in termini di evoluzione, no? Un'equazione che descrive l'evoluzione nel tempo di un sistema, dico, dalla gravitazione universale di Newton, no? Che poi è portata alle orbite, al calcolo delle orbite dei pianeti, fino anche come dire, al movimento delle particelle, degli atomi, o anche l'approccio statistico, la meccanica statistica, eccetera. Ecco, tutto questo in tutti questi ambiti si, come dire, che scrivevano delle equazioni che in qualche maniera poi con delle approssimazioni di solito venivano risolte. Nell'ambito della scienza della complessità questo diventa sempre più difficile, spesso è impossibile scrivere equazioni, quindi risolvere, ecco, trovare delle soluzioni in forma chiusa, quindi soluzioni esatte del comportamento del sistema complesso, proprio per distinguerlo dai sistemi semplici, invece, dove, anche se, ripeto, chiamiamo semplici sistemi che magari, come dire, hanno una descrizione matematica estremamente elaborata, e quindi, come dire, il profano dice, come è semplice la meccanica quantistica, la relatività, cioè tutto quello che ovviamente spaventa il non fisico, il non matematico quando si approccia a quell'ambito, però dal punto di vista, ora cercheremo di chiarire da un altro punto di vista, che è quello che sto cercando di introdurre, quei sistemi sono, tra virgolette, semplici, laddove il sistema complesso richiede la correlazione, ora vedremo non lineare, questa è un'altra parola chiave, la linearità e la non linearità, la presenza di correlazioni, tra le numerose, di solito, variabili che descrivono il sistema, che rendono impossibile collaborare in quel modo, cioè trovare delle predizioni esatte, elaborare delle previsioni esatte del sistema. E quindi spesso i sistemi complessi sono imprevedibili. Dico, noi esseri umani siamo tipicamente imprevedibili perché siamo sistemi complessi, ma così come sono imprevedibili, ora vedremo, c'è un'analogia tra tutti questi sistemi. Imprevedibile il terremoto, imprevedibile l'evento estremo, no? Nel clima, imprevedibile lo scoppio di una moda, di una epidemia o lo scoppio di una guerra. Sono tutti sistemi, che in qualche modo condividono una dinamica, una logica di base, di cui magari ora parleremo, e che è uno dei tratti, uno dei modi di descrivere un sistema complesso. Io posso anche proseguire, non so se avete curiosità rispetto a quello che ho detto, se no Ma io non una voglio dire. curiosità ce l'avrei, non so se anche. Prima parlava di discipline magari ibride, nel senso che sistemi complessi non può essere affrontato da una persona che magari studia solamente fisica, bisogna studiare più materie per unire il tutto. No. Sì, cioè nel senso, la parola chiave che ho citato prima in passant è interdisciplinarità, cioè Interdisciplinarità. l'approccio ai sistemi complessi è un approccio strettamente interdisciplinare. Purtroppo l'interdisciplinarità è una cosa di cui spesso si sente parlare come, no, il merito, come un merito, come una cosa positiva, però poi, dico, voi siete studenti, quindi penso che queste cose ne siete consapevoli. Purtroppo poi, come sappiamo, ma in Italia, ma non solo in Italia, proprio la ricerca e quindi lo studio universitario è in qualche modo lottizzato in settori disciplinari, sottosettori disciplinari, eccetera. Quindi un approccio interdisciplinare a parole, ripeto, presentato come un valore aggiunto, no, nella carriera di un ricercatore, quando poi uno deve andare a fare un concorso, vado proprio alla pratica, tanto per fare capire. E poi alla fine dice, ma questa persona si è occupata di troppe cose, cioè a noi ci interessa questo, perché magari la commissione, no, rientra in un ambito, in un settore ben preciso, perché dico, anche la fisica ha tanti sottosettori, e quindi all'astrofisica, fisica delle particelle, all'interno di questi si distingue pure tra il teorico e lo sperimentale, quindi alla fine se uno appartiene al settore di, appunto, di particelle sperimentale, poi non gli puoi dire che sia andato a occupare anche di altre cose, cioè glielo puoi dire, ma paradossalmente poi questo viene visto come, a volte, come un problema, diciamo, e quindi se si fanno troppe cose può essere peggio. Questo chiaramente è un po' un limite, no, dico, sto parlando qua all'interno della scienza, per non parlare poi delle distinzioni, voi mi pare di capire che siete anche in ambito umanistico, no? Siete, quindi, senza parlare della distinzione tra le due culture, che poi sono, insomma, tante culture, dico, in Italia,
Questo è un po' più italiano, questa distinzione tra settore umanistico e settore scientifico, quindi andando ancora più a monte. E questo pure si sente perché comunque la complessità in qualche modo abbraccia anche, cioè non solo i settori scientifici tra di loro, ma anche come dire, li armonizza anche con il settore umanistico, cioè spesso è collegata con le arti, con la politica, Certo. proprio perché entra nel merito. Di discipline che prima, fino a poco tempo fa, erano appannaggio di studiosi, diciamo così, dei settori umanistici, che ancora ora sono umanistici, tra virgolette, nel senso che sono, come diciamo noi, in termine tecnico, ci sono, cioè, i settori scientifici, anche proprio a livello dei concorsi, fanno riferimento a una letteratura, per esempio, di pubblicazioni scientifiche su riviste di un certo tipo, eccetera, come dire, sono soggetti a quelli che si chiamano indicatori bibliometrici, si chiamano settori bibliometrici, invece ci sono settori, appunto, tra cui anche non solo la filosofia, per dire lettere, eccetera, ma anche economia, no, o sociologia, che sono materie magari che hanno, sembrerebbero magari un po' più vicine, diciamo, al discorso un po' più scientifico, che invece sono non bibliometriche. Quindi abbiamo proprio questa distinzione che chiaramente un po' assurda se uno ci pensa, però, come dire, si finisce a lavorare uno, insomma, per poter far carriera deve in qualche modo rientrare, quindi assoggettarsi, diciamo così, a queste suddivisioni, laddove giustamente facevate la domanda, discipline ibride, dice, ma allora come si concilia la fisica con l'economia, con la sociologia, in queste che chiamavo prima sociofisica, econofisica? E infatti è un problema, nel senso. È un problema nel senso che no, non c'è poi un concorso in economofisica, no? Questo lo dico proprio dal livello pratico. È chiaro che poi se io voglio attirare un giovane, no, in questo settore e poi il giovane mi chiede, sì, professore, ma io dopo che ho fatto il dottorato, eccetera, cioè poi come mi colloco, diciamo? E chiaramente uno gli deve dire, sì, se tu ti occupi di economofisica, poi però non troverai un concorso in economofisica. Quindi poi comunque tu sarai o un fisico o un economista. Diciamo, quindi il concorso lo deve fare o in un settore di fisica o in un settore di economia, sebbene, come dire, in questi ultimi anni ci sia, ripeto, un po' di apertura in questo senso, però ancora c'è un problema, ripeto, quindi per non parlare di, appunto, di altre contaminazioni. Quindi questo per riassumere, l'interdisciplinarità che è fondamentale, diciamo, in un ambito come quello dei sistemi complessi, ancora ha dei... Come dire, da dei problemi dal punto di vista pratico a chi voglia intraprendere carriera in questo settore. E questo problema fa sì che ancora non ci siano corsi di laurea, per esempio magistrali, ce ne sono pochissimi su sistemi complessi, dottorati in sistemi complessi. Noi a Catania abbiamo uno dei pochissimi dottorati, parlo sempre dell'Italia, ce ne sono pochi, noi ne abbiamo uno a Catania di sistemi complessi, ma non abbiamo la laurea magistrale in sistemi complessi, quindi il laureato magari che si segue il mio corso, che un po' introduce i sistemi complessi alla triennale, unico, diciamo, no, tra i corsi di fisica del nostro corso di laurea, e quindi attiro sicuramente qualche studente, si appassiona, dopodiché però, come dire, non ha cioè, se vuole rimanere a Catania, io parlo da Catania, non ha la magistrale in sistemi complessi, ma non ce ne sono tante, ce n'è per esempio soltanto a Torino, qualche cosa a Roma, ma anche lì si trova di fronte a dover fare delle scelte. Spesso magari si cerca un compromesso, quindi magari uno si fa una magistrale teorica in cui inserisce delle materie di sistemi complessi. Proprio oggi consigliavo questo a un mio studente, però, come dire, non è la stessa cosa. Questo per dire che ancora è penalizzato questo settore. E tant'è che qualcuno ha visto nel Nobel di Giorgio Parisi, sicuramente di cui avete sentito parlare, un'occasione, diciamo, un po', perché Parisi, appunto, è un nome, diciamo, della fisica statistica, ma anche dei sistemi complessi. E quindi qualcuno spera, ha detto, magari ora che ha vinto il Nobel Giorgio Parisi, forse, diciamo, come dire, questa branca comincerà a prendere piede. Però chiaramente lo spero anch'io, ma ci vorrà tempo. Quindi purtroppo siamo in una fase in cui ancora, ripeto, non è alla pari il curriculum di sistemi complessi, non è alla pari degli altri curriculum di fisica sperimentale, teorica e astrofisica. Ed è maggiormente un problema perché, dal mio punto di vista, i veri problemi che dovremo affrontare come umanità sono tutti problemi complessi. Sì. E quindi, come dire,
non sfruttare, diciamo, questa disciplina e questo settore al massimo è come dire, sicuramente una perdita. Sì, volevi. Grazie. No, era appunto lì dove volevo arrivare, appunto, Sì. se... Ma ora, se volete, vi do qualche dettaglio in più. Diciamo, quando è che un sistema si dice complesso, no? Perché magari non vorrei che restasse la discussione a un livello così un po' troppo vago. Perché anche qui non è banale, diciamo, no? No, non è semplice capire cos'è un sistema complesso. Perché a volte si ha un'idea vaga, sì, più o meno, tante variabili messe insieme, eccetera. Citavo prima la teoria del caos, che spesso viene confuso caos con complessità, no? Perché sono un po' degli ambiti, di solito chi si occupa dell'uno si occupa anche dell'altro, ma in realtà sono due concetti molto diversi. Dico subito che, per usare un sottotitolo di un mio libro che vi avevo già segnalato, questo sulla firma della complessità, una passeggiata al margine del caos. In realtà dico subito che la complessità non è sinonimo di caos, ma è sinonimo di margine del caos. Cioè, cos'è questo margine del caos? Questo margine del caos è una regione concettuale situata, e anche fisica, vedremo, situata al confine tra ordine e disordine. Se il caos è completo disordine, quindi il caos è un estremo, diciamo, in questo ipotetico spettro, no, che va dall'ordine completo al disordine completo. Quindi il caos si identifica col disordine completo e non è complessità, ma complessità non è nemmeno l'ordine completo. Un sistema complesso contiene sempre entrambe, deve contenere entrambi questi ingredienti, in misura, tra l'altro, non banale, cioè, come dire, di solito prevale l'ordine, e quindi di solito il disordine, come dire, che a volte si identifica con il rumore, chiamiamolo così, che è un disturbo, deve mantenersi entro certi limiti, diciamo, per in qualche modo far sì che si sviluppi la complessità e quindi non si distrugga l'ordine completamente del sistema. Però, ecco, l'importante è capire che se io, ripeto, faccio un ipotetico grafico, no, dove metto sull'asse X ordine da un lato e disordine dall'altro, e sull'asse Y metto la complessità del sistema, noi abbiamo un grafico che può essere una specie di parabola, così, no? Cioè abbiamo una collina, no, dove i due estremi di ordine completo e disordine completo sono a bassa complessità, zero complessità, se volete. Quindi sono sistemi completamente ordinati e sistemi completamente disordinati, sono sistemi semplici dal punto di vista dei sistemi complessi. Poi magari sono difficili, ripeto, da descrivere matematicamente, perché da un lato tra i sistemi semplici ci stanno, ripeto, il sistema planetario, l'atomo, modelli atomici, ma tutta la fisica, in realtà quasi tutta la fisica che si fa nei primi anni di università, di un corso di laurea in fisica, appartiene alla fisica dell'ordine. Dall'estremo opposto c'è la fisica del disordine, che tipicamente è la meccanica statistica, cioè quando io a quel punto ho talmente tanti elementi nel sistema, completamente disordinato, che devo usare dei metodi statistici. Però è proprio l'estremo disordine che permette di utilizzare con successo quegli strumenti statistici e quindi di trovare delle previsioni, così come si fa in teoria dei gas, eccetera, in termodinamica, in meccanica statistica, trovare delle leggi esatte che descrivono il comportamento del sistema. Proprio perché è completamente disordinato. Quindi ordine completo e disordine completo permettono, e per quello che dicevo prima, cioè un approccio analitico che è quello che per anni, insomma, per decenni, per secoli, ha costituito l'impresa scientifica. In questi ultimi, ripeto, cioè la zona compresa, quindi tra i due estremi, quella dove com si comincia a salire in complessità, è stata sempre una zona proibita, diciamo, no? Perché mancava lo strumento, proibita, dico, per gli scienziati, perché mancava. L'abbiamo già svelato prima, lo strumento necessario per esplorarla, che non è più soltanto, ripeto, il laboratorio o la carta e penna, ma è il computer che permette di risolvere numericamente equazioni fatte da tanti elementi e di simulare in ambienti virtuali il sistema complesso, lasciandolo un po' germogliare, crescere, quindi senza, come dire, poter prevedere ogni passaggio. E qui ora faremo poi una piccola postilla. Nonostante il sistema possa essere comunque deterministico, perché questa è una parola e una cosa che spesso, no,
determinismo e indeterminismo si fa confusione, no? Cioè si pensa che la prevedibilità, visto che sto parlando di questo, sia connessa col determinismo, diciamo, come se su un computer, uno pensa un computer è programmato, quindi programmato da algoritmi deterministici in qualche modo. Dice, quindi parlare di, in qualche modo, imprevedibilità, no? Su un qualche cosa che è programmato al computer sembra strano. In realtà non lo è, nel senso che determinismo, è vero che il computer è deterministico, anche i generatori di numeri casuali, no, che conoscono chiunque abbia a che fare con l'informatica, sa che ci sono delle funzioni che generano numeri casuali. E già questo sembra un paradosso, diciamo, come faccio a generare un numero casuale in una macchina che funziona deterministicamente? Beh, chiaramente sono quelli che si chiamano numeri pseudo-casuali, cioè sono ovviamente numeri che vengono estratti da algoritmi, che ovviamente sono deterministici, ma riescono a generare numeri che a tutti gli effetti per noi sono numeri completamente casuali. Ma basterebbe, per esempio, generare le cifre del pi greco, che, no, il famoso 3,14, che ha infinite cifre decimali, essendo un numero irrazionale. Esistono degli algoritmi che possono generare un numero indefinito di cifre di pi greco. La successione delle cifre di pi greco è assolutamente, dal nostro punto di vista, assolutamente casuale, sebbene sia deterministico, cioè il pi greco è quello, diciamo. Però se io prendo un qualsiasi tratto, diciamo, no, delle cifre del pi greco, per me è una stringa di numeri completamente casuali. Quindi si potrebbe, per esempio, usare per generare algoritmi che appunto sono pseudo casuali, nel senso sono genuinamente casuali, ma sono in qualche modo generati al computer. E quindi in questo senso è vero che il computer è deterministico e i numeri sono pseudocasuali, ma non significa appunto che tutto ciò che viene simulato al computer sia prevedibile. Ma questo in realtà vale anche per il nostro universo, c'è un non solo per il computer, c'è chi pensa che anche le leggi del nostro universo siano deterministiche. Da un lato poi ci siano dei generatori di casualità, possibilmente oggettiva, messi insieme questi due ingredienti, determinismo più casualità, in qualche modo si genera una imprevedibilità del sistema che appunto non è in contrasto con il determinismo. Quindi già la teoria del caos, che ho citato come in qualche modo antenato della teoria dei sistemi complessi, la teoria del caos già in qualche modo aveva introdotto questo concetto, che ancora, ripeto, risulta ostico anche spesso a fisici, cioè che magari non se ne sono occupati. Il concetto di caos deterministico, no? Che sembra un ossimoro, diciamo, ma come può essere caos se è deterministico? È quello che sto dicendo, cioè ci sono delle semplicissime, quello che si è scoperto, la rivoluzione concettuale epistemologica della teoria del caos è proprio questa. Teoria del caos, parlo dell'effetto farfalla, insomma, questi concetti che sono entrati un po' anche nell'immaginario, no? Dove piccole cause, no, possono produrre grandi effetti, quindi una piccole differenze nelle condizioni iniziali possono essere amplificate, no? Se il sistema è caotico, e quindi produrre, come nei film dove si vede sliding doors, no? Eccetera, piccoli passaggi, no? Piccole scelte della nostra vita, poi possono essere amplificate e produrre effetti completamente distanti. E tutto questo è sicuramente compatibile, diciamo, questa imprevedibilità, anche con semplici generatori matematici, con semplici equazioni matematiche che possono produrre un andamento completamente indeterminato. Quindi, messo, come dire, risolto il problema del fatto che appunto determinismo non vuol dire prevedibilità, e quindi determinismo a volte può produrre un fenomeno prevedibile, ma a volte in altre condizioni un fenomeno completamente imprevedibile. Nel caso dei sistemi complessi è questa seconda opzione, quindi seppur deterministici, i sistemi complessi sono imprevedibili. Sono imprevedibili essenzialmente perché contengono delle correlazioni al loro interno, cioè il fatto che sono in questa zona che abbiamo detto non è né ordine completo né disordine completo. Questa zona chiamiamola edge of chaos, quindi margine del caos, li dota di correlazioni interne che fanno sì che il loro comportamento, ripeto, risulti complesso, imprevedibile e in qualche misura, per essere studiato, ripeto, non può essere affrontato con i tradizionali strumenti di previsione. Quindi ci dobbiamo un po', come dire, rassegnare all'imprevedibilità, ma imprevedibilità non significa assenza completa di controllo. Significa che io devo cambiare quelli che sono il mio target, quelle sono le mie pretese, cioè non posso pretendere di controllare il sistema, come chiaramente questa cosa per la scienza è stato un duro colpo, no? Perché
come dire, noi siamo abituati da sempre, la scienza ci ha abituato al controllo, anche con la meccanica quantistica, no? Che sembrava l'indeterminismo della meccanica quantistica, eccetera, la meccanica quantistica fa delle previsioni estremamente precise sul comportamento delle particelle del mondo microscopico, così come, no, la meccanica newtoniana e poi con l'aggiunta della relatività fa previsioni sul mondo macroscopico, quindi sull'universo a grande scala. Oggi si fanno simulazioni con le leggi della relatività generale che permettono l'evoluzione dell'universo, se studiamo il Big Bang, eccetera. Quindi, come dire, facciamo previsioni continue e che in buona approssimazione valgono e sono valide. Ma proprio perché tutti i sistemi che ho detto, che ho elencato finora in quest'ultimo minuto, sono tutti sistemi che appartengono a quell'estremo della bassa complessità dell'ordine, cioè sono tutti sistemi ordinati. Quindi, dall'altro lato, per i sistemi disordinati, sono sistemi un po' anche poco interessanti per noi, come un gas completamente. Quello che si chiama il gas ideale, cioè un gas, cioè un insieme di miliardi di particelle impazzite che si agitano, no? In grazie all'agitazione termica, e quindi sì, abbiamo le leggi del gas, la pressione, il volume, ma anche quello, come dire, sì, prevedere la variazione di pressione, volume, eccetera, ci può servire se devo gonfiare le ruote della macchina o se, come dire, se devo prevedere in un gran premio, no? Quanto si riscalderà la ruota per vedere se devo cambiarla, no? Al pit stop, eccetera. Però, ecco, tutte queste previsioni sono rese possibili dal fatto, ripeto, che mi trovo sull'asse Y a zero complessità. Quando comincio a spostarmi dai due estremi, dall'ordine e disordine, in una zona intermedia dove è compreso sia ordine e disordine, quindi comincio a salire in complessità, ecco che cominciano a sorgere tutti quei problemi. Il sistema può restare tranquillamente deterministico, ma cominciano a nascere delle correlazioni tra le variabili che rendono il sistema imprevedibile. Citavo prima, mettendo nello stesso calderone i terremoti, no? Gli eventi estremi, gli eventi climatici estremi, i crolli in borsa, lo scoppio delle epidemie, delle guerre, eccetera. Perché metto insieme tutti questi, per esempio, fenomeni? Perché, ad esempio, una delle teorie, diciamo, sviluppata alla fine degli anni Ottanta, che oggi ricade sotto l'ombrello, diciamo, della scienza della complessità, è quella che si chiama la teoria della criticità auto-organizzata. Quella zona al margine del caos, diciamo così, e la zona al margine del caos spesso ha anche un altro nome, quindi si chiama uno stato critico, una zona, c'è, cioè, uno stato critico. Ecco, tutti quelli, la parola fenomeni critici. Fenomeno critico è un fenomeno che non è stabile, diciamo, no? Che è in una situazione in qualche modo che si chiama metastabile, cioè, no? In cui da un momento all'altro, per tradurla in un'immagine, può succedere qualcosa. Va bene? Il problema è che non sappiamo quando. Terremoto lo sappiamo che può accadere, ma non sappiamo quando. In realtà, tutti quegli eventi che ho citato prima, compresi i terremoti, non era corretto che l'ho detto un attimo fa. Dice, ma il terremoto può accadere in qualunque momento, ma non sappiamo quando. In realtà noi sappiamo, chiunque si può scaricare l'applicazione dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Italiano, e vede che di terremoti ce ne sono in continuazione. Anche in questo momento, probabilmente, da noi, da voi magari un po' meno, che siete una zona un po' meno soggetta, ma da noi sicuramente, se vado a vedere l'elenco, oggi ci saranno state de delle scosse di terremoto, ma nessuno se n'è accorto, perché erano terremoti molto piccoli. Quando noi diciamo c'è stato un terremoto, diamo per scontato che c'è stato un grande terremoto, che qualcuno se ne è accorto, diciamo, perché se ci sono terremoti di cui non mi accorgo, è inutile dire c'è stato un terremoto, grazie, cioè ce ne sono in continuazione. Perché faccio questa precisazione? Che è importante. Perché, secondo questa teoria della criticità auto-organizzata, tutti quegli eventi seguono una dinamica simile, che è chiamata la dinamica del mucchietto di sabbia. Cos'è questa dinamica del mucchietto di sabbia? Il sandpile viene chiamato così, che è uno toy model. Il concetto di toy model è importante, modello giocattolo, diciamo, importante nella teoria della complessità, come è importante in generale in fisica, perché ci dà, no, cattura con pochi ingredienti, no, un fenomeno complesso, ma ce lo rende semplice. Il mucchietto di sabbia è un fenomeno che si realizza facendo cadere un granello di sabbia alla volta su un mucchietto. Ora, voi potete ben capire che se io faccio cadere, ripeto, ma con una regolarità, con precisione, quindi con un apparecchio, non con la mano, con un apparecchio dove faccio cadere un granello di sabbia a intervalli regolari,
sempre nello stesso punto, voi capite che l'input, come dire, per parlare in termini oggi noti, informatici, è sempre lo stesso, quindi è un granello che cade sul mucchietto. Ma l'effetto non è detto che sia sempre lo stesso, perché dipende dalla forma e dalla ripidità del mucchietto in quel momento. Voi capite che cadendo un granello dopo l'altro, il mucchietto comincia a diventare sempre più ripido, no? E comincia a entrare in quello che dicevo prima, si chiama stato critico. Quindi non c'entra su, non tutti i sistemi non sono sempre nello stato critico, possono entrare nello stato critico. Quando un sistema come il mucchietto entra nello stato critico, che vuol dire? Che ogni granello da quel momento in poi può essere quello buono, tra virgolette, per fare che cosa? Per creare una valanga, cioè un crollo, chiamiamolo così, no? Una valanga dal punto di vista del, no, del mucchietto. Quindi fino a quel punto, no, cadevano i granelli, non succedeva quasi niente, ma poi, come dire, se uno si trova al posto giusto al momento giusto, un granello che cade o al posto sbagliato nel momento sbagliato, questo granello crea quella che siamo una valanga. Ora, di queste valanghe, chiamiamo, quindi per valanghe intendiamo quindi un certo numero, no, di granelli che vengono in qualche modo fatti con un effetto domino, no? Perché poi è chiaro che ogni granello è a contatto con gli altri, quindi l'effetto valanga è una specie di sinonimo di effetto domino. Anche le valanghe reali appartengono a questa categoria dei terremoti, dei crolli in borsa, eccetera. Tutti questi sistemi condividono questa natura, questa dinamica, cioè la maggior parte delle volte si hanno valanghe piccole, quindi cadono e non succede quasi niente. La maggior parte delle volte si hanno valanghe piccole, terremoti piccoli, piccoli crollettini in borsa di cui nessuno si accorge, piccole mode che partono e si spengono, piccole scaramucce che non si tradurranno mai in guerre, eccetera. Benissimo. Fortunatamente, la maggior parte delle volte. Ma se il sistema è nello stato critico, e tutti questi sistemi che ho citato lo sono, per una serie di motivi, non entro ora qui a fare la storia, ma per lo stesso motivo comunque è simile al discorso cioè perché accumulandosi, no, questi granelli, il sistema entra in una condizione di, come dicevo prima, di instabilità e quindi qualsiasi granello può fare scoppiare la valanga. Mi sono bloccato io o si è bloccato il prof? No, si è bloccato il professore. Allora, aspettiamo qualche secondo. Mi ha buttato Tornato. fuori. C'è stata una Ah, valanga che mi ha c'è buttato. stata. Esatto, Ora anche però lì. vedo che ci sono due copie di me stesso, cioè ho replicato, Il caos. non ho capito che è successo, perché io vedo un altro Alessandro Sì, Pluchino. anche noi, Ora io lo ma vedo. ora non, qual è quello giusto? E ora Allora, quello che si muove, direi, aspetta, proviamo a espellere. provo a buttare fuori l'altro, vediamo Butta se. fuori, buttiamo Allora, fuori. Alessandro Pluchino, ce n'è basta. uno solo. Ok. Ok. Però vedi, la complessità, no? Parliamo di semi complessità L'avrebbe che mai detto, non possiamo pensa. arrabbiare perché succedono cose strane. Stavamo proprio dicendo, ora vedremo questi eventi estremi, no? Quindi stavo dicendo, questa logica del mucchietto di sabbia, che poi è quello che studiavano questi ricercatori, Bach, Tang e Weissenfeld, alla fine degli anni Ottanta, loro cominciarono, dal punto di vista scientifico, perché così sembra un giochino, il mucchietto e ogni tanto ci sono dei crolli. No, loro, scientificamente, non mi chiedete come, riuscivano a sapere per ogni granello che cadeva, quanti altri granelli, come dire, venivano smottati, no? Cioè di che grandezza aveva, qual era la dimensione della valanga, chiamiamola così. E allora loro riportarono in un grafico, quello che si chiama tipicamente, scientificamente, una distribuzione di probabilità o distribuzione di frequenza, cioè io nell'asse Y ci metto la dimensione delle valanghe. Quindi a sinistra valanghe piccole e poi a mano che vado a destra valanghe sempre più grandi. E nell'asse Y ci metto, perché la cosa viene ripetuta tante volte, quante valanghe hanno una certa dimensione. Quante sono le valanghe piccole e quante sono quelle grandi alla fine, diciamo, di tutto il processo. Ebbene, quello di cui si resero conto, ma è quello che stavo cercando di dire, la stragrande maggioranza delle valanghe sono piccole. Poi ogni tanto, quando, come dire, il sistema si trova in quello stato critico, ecco che anche un singolo, esattamente lo stesso input di prima, genera una valanga anche enorme.
E quindi se vado a fare questa distribuzione di probabilità in scala lineare, chiamiamolo così, avete una curva che scende, cioè parte dall'alto, quindi tante valanghe, alto significa tante valanghe piccole, e poi a mano che aumenta la dimensione delle valanghe, decresce questa curva. Però questa curva è una curva particolare, lasciatemi concentrare un attimo su questo perché arriviamo a quella famosa firma matematica, no? Della complessità, perché vedremo che questo è. Questa decrescita non è esponenziale. In era di pandemia abbiamo imparato, anche chi non ne aveva familiarità, no, a familiarizzare con gli esponenziali. Però nel caso della pandemia noi abbiamo familiarizzato con l'esponenziale crescente, no? Cioè, no? Quando ci sono i contagi nella fase critica, chiaramente ognuno contagia, l'altro lato il numero di riproduzione è maggiore di uno e quindi c'è un'escalation esponenziale di contagi. In queste distribuzioni di cui parlavo è più importante l'esponenziale negativo, cioè il fatto che una curva decresce esponenzialmente. Una curva che decresce esponenzialmente e che è pure simmetrica è la famosa gaussiana, che tutti, penso, immagino tutti avete sentito parlare, anche chi non è scienziato sa che molte grandezze fisiche sono distribuite secondo una gaussiana, una famosa curva campana, diciamo, quindi c'è la curva normale detta, distribuzione normale. Quindi c'è una media, per esempio l'altezza media degli italiani o il peso medio degli italiani, che ha quindi un massimo, no, al centro, ripeto, per esempio nell'altezza media, e poi c'ha delle code che decrescono. Queste code decrescono esponenzialmente. Ciò significa che appena mi allontano, forse avete sentito parlare di un sigma, due sigma, diciamo che è la standard deviation, la larghezza, diciamo, della campana al centro, appena mi allontano di due, tre standard deviation, subito le code esponenziali mi ammazzano la statistica, e quindi questo è il motivo per cui se l'altezza media degli italiani è 1,70 m, ora non so, degli uomini, posso trovare persone alte 2 metri, persone magari alte 1,40 m, ma non troverò mai persone alte 40 metri o persone alte 20 centimetri. Cioè, questo perché le code sono esponenziali. Non solo, ma ripeto, e la curva è anche simmetrica. La curva invece di cui parlavo un attimo fa, quindi delle valanghe, della dimensione, intanto è asimmetrica, perché non c'è una valanga media. Attenzione che voi mi potreste fare la domanda, e sarebbe anche legittima, ma come mai questa è stata la grande rivoluzione concettuale, uno si poteva aspettare che queste valanghe funzionassero come l'altezza, come il peso della popolazione, cioè che ci fosse una dimensione media delle valanghe, e poi ce ne fosse, e poi, no, tipo curva campana, la maggior parte delle valanghe, come la maggior parte delle persone, c'ha una certa dimensione media, altezza media, peso medio, dimensione media delle valanghe, e poi ci sono valanghe sempre di meno, più grandi sempre, ma non ci sono mai valanghe enormi e non ci sono mai valanghe piccolissime. Invece no, nelle valanghe la situazione non è quella. Ci sono tantissime valanghe piccole e sempre meno valanghe sempre più grandi. Questa curva asimmetrica, decrescente, non è, sembra una delle due code. Se uno la guarda così in scala lineare, come dire, sembra una delle due code della gaussiana, perché decresce. Ma se uno guarda bene, la coda della curva delle valanghe è molto più lunga. La lunghezza della coda significa che mentre abbiamo detto la coda esponenziale ammazza, diciamo, no, tutti i valori maggiori di una certa soglia, quindi ripeto, non incontrerò mai persone alte 10 volte, 20 volte la media, non lo trovo mai. Invece di valanghe grandi 10, 20, 100 volte, 1000 volte la media, le trovo. Lì la media non ha neanche un significato, perché non c'è la media centrale. Lì la media, sì, la posso calcolare, ma ci sarà una valanga media, ma non è significativa la valanga media, perché ce ne sono tantissime piccole e pochissime sempre più grandi. Se questo tipo di distribuzione, che io quando parlo, che intanto diamole un nome, si chiama legge di potenza, perché matematicamente l'esponenziale, ora giusto per chi poi magari seguirà, che ha qualche cognizione matematica, l'esponenziale è una costante elevato alla variabile x, alla variabile indipendente, quindi e alla x o e alla meno x, e questo è una cosa che sale o scende molto rapidamente. Invece la legge di potenza non è una costante elevato alla variabile indipendente, ma è la x elevato a una costante. E al contrario, cioè la x non sta nell'esponente, ma sta nella base della potenza. Se c'è l'esponente negativo è per esempio appunto x alla meno 2, x alla meno 3. Questo tipo di andamento, per chi un po' studiato un po' di matematica di funzioni, è molto più lento, quello che dicevo prima. Quindi questa coda è molto più lunga. Si chiama legge di potenza. La coda lunga è quella che mi assicura l'esistenza di queste valanghe estreme, di questi eventi estremi.
cosa che non ho nella gaussiana, che elimina gli eventi estremi proprio perché ha le code esponenziali. Qua invece ho eventi estremi, questa legge si chiama legge di potenza e la riconosco immediatamente se passo alla scala logaritmica, cioè se prendo il logaritmo dell'asse x, questa curva che sembra anche simile all'esponenziale ma ha la coda più lunga, si trasforma, se è una legge di potenza, immediatamente in una linea retta. Quindi se prendo la scala log log, come si suol dire, in logaritmo, subito vedo che la riconosco che è una linea retta. Se fosse un esponenziale nella scala log log, avrei una cosa che parte simile ma poi scende, quindi fa una curva. Mentre la legge di potenza è una linea retta. Se io trovo una funzione, una linea retta in scala log log, quella è una legge di potenza ed è esattamente, vuol dire che la dinamica sottostante è una dinamica rispetto di tipo mucchietto di sabbia. Cioè ci sono tantissimi eventi piccoli e sempre meno eventi, sempre più grandi. Ora, in realtà, anche nell'ambito umano, c'è un ambito in cui compare questa legge, dove non ci sono le gaussiane. Nell'ambito umano è strano perché sono quasi sempre, cioè tutte le nostre caratteristiche umane, il peso, l'altezza, ma anche l'intelligenza, per esempio, no? C'è il quoziente di intelligenza, la famosa distribuzione dell'intelligenza, se uno va a vedere il QI, voi trovate che è una legge, che è una gaussiana, cioè c'è il QI 100, mi pare che è la media, e poi sono gli estremi, ma non troveremo mai una persona che ha un quoziente 1000. O 2000, ma già se uno c'ha 180 già è un genio praticamente, no? E quindi anche quella è no la distribuzione normale. Ma c'è una distribuzione umana che non è gaussiana, che è la distribuzione della ricchezza. Purtroppo, diciamo, la distribuzione della ricchezza funziona esattamente come il mucchietto di sabbia. Cioè, là c'erano tantissime valanghe piccole e poche valanghe sempre più grandi. Nella distribuzione della ricchezza ci sono tantissimi poveracci, diciamo persone povere, e poi non è che non c'è una ricchezza media e poi qualcuno un po' più povero e qualcuno meno ricco. No, la curva è asimmetrica. Tanti poveri, qualsiasi scala prendiamo, se prendiamo una nazione, se prendiamo una provincia, se prendiamo l'umanità, ci sono sempre tantissimi poveri e poi c'è una legge di potenza. Una legge di potenza che mi dice che non è vero che non c'è una decrescita esponenziale, cioè appena salgo di ricchezza non trovo più nessuno, no? Trovo persone sempre più ricche, sempre più ricche, sempre più ricche, fino a trovare persone che sono migliaia di volte più ricche delle persone più povere. Cioè, parliamo no? Dei famosi miliardari, top miliardari che conosciamo, Sì. i vari Bezos, no? I vari Bill Gates. Masca. Vengono citati, giusto? E cioè qua stiamo parlando di gente che ha capitali anche personali di 200 miliardi, 180 miliardi, cioè di dollari, cioè stiamo parlando di questo, laddove, come sappiamo, nell'umanità, insomma, ci sono miliardi di persone che vivono con un dollaro al giorno nei paesi sottosviluppati. Sì. Ora, questa curva che già fu riconosciuta, questa stranezza, questa strana curva, si chiama curva di Pareto, perché chi studia matematica sa, si chiama distribuzione di Pareto, che era un economista di fine 800, quindi è conosciuta già da più di 100 anni questa, che come dire che l'economia si comporta in maniera un po' diversa dalle altre cose, però si sposa con quello che sto dicendo. Tant'è che l'economia, ho detto prima, le crisi economiche, le crisi finanziarie, seguono la legge del mucchietto di sabbia, quindi già il fatto che la ricchezza si comporti in quel modo non è strano, proprio perché le dinamiche sottostanti sono sempre effetti valanga. Cioè un terremoto nasce sempre piccolo, come dicevo prima, torniamo a quello che dicevo prima, per questo ce ne sono tanti terremoti piccoli, perché il terremoto nasce sempre piccolo. Poi che succede? Che con probabilità bassa, ma non zero, ogni tanto qualcuno di questi terremoti si amplifica, si amplifica, si amplifica e nessuno può dirci quale dei terremoti piccoli si trasformerà in terremoto grande, o quando, né quale né quando. Ma qualcuno ogni tanto si trasforma in un terremoto grande. Esattamente in questo modo, ripeto, nascono il grande incendio, di cui insomma per ora si parla pure essendo periodo estivo, o ripeto la grande guerra. Cioè, se uno va a fare un grafico, esattamente come abbiamo fatto per il mucchietto di sabbia, va a fare un grafico per i terremoti, per gli incendi, per la dimensione delle guerre, per la dimensione dei crolli in borsa, per la dimensione delle mode, per la dimensione delle epidemie, tutti questi sistemi hanno come firma matematica la stessa legge di potenza. Cioè se li metto in scala log log, trovo una linea retta che mi dice che ci sono tantissimi incendi piccoli, guerre piccole, terremoti piccoli, incendi piccoli, valanghe piccole, e
epidemie piccole, ce ne sono tantissime, e poi però ogni tanto ce ne sono sempre di più grandi, in maniera imprevedibile, ma imprevedibile per questo, quindi, perché al contrario di quello che avviene nei sistemi semplici, nei sistemi complessi non è vero che piccole cause portano piccoli effetti e grandi cause portano grandi effetti. Cioè uno poteva pensare, perché uno si meraviglia di tutto questo discorso? Perché uno pensa che magari il grande terremoto è causato da da un grande spostamento di faglie, mentre il piccolo terremoto sono piccoli spostamenti. Non è così. Tutti i terremoti, abbiamo detto, nascono piccoli. Poi, a secondo delle le famose dita di correlazioni che ci sono, che rendono il sistema complesso, che sono in che sé, cosa sono queste dita di correlazione? Beh, nel caso della crosta terrestre sarà come i pezzi della crosta terrestre, dove poi c'è un terremoto della regione dove c'è il terremoto, sono collegati tra di loro, ma chi lo può sapere questo? Cioè, non è che il geologo può mai sapere, può conoscere il dettaglio microscopico, no? Così come noi non conosciamo il dettaglio microscopico delle foreste per gli incendi o dei contatti fisici per le epidemie, questo è il problema. Cioè, queste linee di instabilità, di correlazione, percorrono i sistemi complessi, quindi immaginiamole proprio come ramificazioni. Cioè, l'immagine più bella è quella del domino. Parlavo prima, effetto valanga è sinonimo di effetto domino. Avete presente queste? Se andate su YouTube, ci sono tanti, cercate domino, che so, record, no? E trovate ste palestre, di solito sono i cinesi che fanno queste cose, perché solo loro hanno la pazienza di mettersi lì a fare queste cose. Poi magari te ne cade una, te cadono tutte e devi ricominciare da capo, quindi ogni tanto ci sono i separatori. Comunque, trovate queste palestre no? Dove ci sono milioni di tessere di domino, no? Tutte incastrate, quella che cade e poi ne fa cadere, che sono tutte collegate, perché poi qual è l'obiettivo? Tu fai cadere la prima, quando è tutto pronto, no? Facciamo in pompa magna l'esperimento finale, fai cadere la prima tessera e cadono tutte. Ora voi immaginate, questo è quello che si chiama effetto domino, cioè se io faccio un esperimento di domino con 1 milione di tessere, o lo faccio con 10 tessere, mettiamo 10 in fila, io sempre una ne faccio, cioè, no? Come dire, cadono, cioè, come dire, la forza iniziale, l'input iniziale che mi serve per fare cadere 10 tessere o per farne cadere 1 milione, è lo stesso. È sempre la prima. Non è che quando cadono 1 milione di tessere c'è un gigante ci vuole una forza sovrumana. No, ci vuole la forza per fare cadere sempre la prima. D'altra parte io posso prendere la catena di domino di 1 milione di tessere e togliere la quinta tessera. Quando tolgo la quinta tessera, cade la quarta non è collegata alla sesta. E io do lo stesso input e la catena si blocca. Questo significa che la correlazione si spezza. Cioè una catena interrotta, di correlazione interrotta, è come una catena di domino dove dopo le prime 4-5 tessere poi si è fermato, dopo le prime 10 o dopo le prime 100. Se invece queste dita, no? Quindi immaginate queste catene di tessere che si possono diramare tipo un albero, tipo i rami di un albero, e poi cadono tutti insieme. Queste sono le dita di correlazione che percorrono il sistema. Cioè un sistema complesso ha queste dita, è come se le tessere sono tutte collegate tra di loro. Per questo si trova in questo stato di instabilità, che basta che uno ne fa cadere una e te cadono tutte. Laddove invece il sistema non complesso ha come dire, delle protezioni interne tali che ogni tanto ne possono partire queste cose di domino, ma dopo 10 si ferma. Questo è il problema che rende. Mentre, ripeto, immaginate nel sistema complesso però che non sempre vanno sempre in porto, diciamo, questa espansione. Spesso si ferma, ma poi, quando becchi il posto giusto, al momento giusto, la situazione, questa cosa si espande. Ma ripeto, l'inizio è sempre uguale, la partenza è sempre uguale. Per questo si parla di piccole cause che producono grandi effetti. Questa è una delle caratteristiche di questa dinamica. A volte viene chiamata dinamica del cigno nero, perché non so se sapete, non so se avete sentito parlare, c'è anche il film Il cigno nero, ma non c'entra niente perché è quello della danza. Ma in realtà mi riferisco al libro, invece, al saggio Il cigno nero di Nassim Nicholas Taleb, di un po' di anni fa, che è uno statistico Taleb, il quale proprio si riferisce al cigno nero come all'evento estremo. C'è un cigno nero, il cigno tu te l'aspetti bianco, però pare che, non so, non mi ricordo dove, in Australia, ogni tanto compaia un cigno nero, no? Però è inaspettato, inatteso, è l'evento estremo inatteso. Quindi il cigno nero, tutta la dinamica che vi ho detto, si chiama dinamica del cigno nero perché il cigno nero sarebbe questo famoso evento estremo, no? No? Il grande evento che non ti aspetti e non sai quando arriva, ma sai che può arrivare.
cioè non ha probabilità zero. Questo è il problema. Se il sistema è nello stato critico. E a volte il sistema ci dà gli indizi per dire che è nello stato critico. Nel 2009, quando ci furono i famosi sciami sismici che poi portarono purtroppo alla distruzione all'Aquila, vi ricorderete? Ci sono stati i terremoti dell'Aquila, cioè che nel giro di 10 giorni, cioè in pochi giorni, ci sono stati, mi pare, 5 terremoti di magnitudo superiore a 5, che già non è poco, che ha distrutto l'Aquila, ancora devono ricostruire. E ma lì non è il singolo terremoto, molto spesso c'è un singolo terremoto, lì già da mesi, perché mi pare che i terremoti più grossi sono stati ad aprile, ma già da dicembre dell'anno prima, del 2008, già si capiva che c'era un'attività strana. E quindi il sistema si capiva che, alla luce di tutto quello che abbiamo detto, era entrato in uno stato critico. Nello stato critico io non posso dire come qualcuno fece sbagliando e quindi poi, come dire, produsse l'effetto opposto. Se io dico, ah, c'è uno stato critico e quindi ci sarà un terremoto, mi faccio quattro conti e dico ci sarà un terremoto allora il 2 febbraio alle 5 e mezza. Ogni tanto qualcuno è tentato di dire una cosa del genere, ma è come dire il picco della pandemia sarà esattamente il giorno tot, eccetera. Nessuno è riuscito a prevedere il picco della pandemia, nessuno riesce a prevedere l'orario, il giorno in cui ci sono i crolli in borsa, semplicemente anche perché se si prevedessero queste cose probabilmente si eviterebbero. Ma sappiamo che non è possibile ed è sbagliato fare queste previsioni, ma il fatto che sia sbagliato fare queste previsioni non significa però che io non possa dire attenzione, che però il sistema è in uno stato in cui da un momento all'altro potrebbe succedere, non lo so quando, però non è un sistema dove state tranquilli, non succederà mai niente. Questo è il problema, cosa che a volte è stata fatta invece per non creare il panico, dice no, no, vabbè, ma tanto, no. Cioè, siccome non si possono fare previsioni, allora state tranquilli. Sono due cose diverse, non posso fare previsioni, ma so che se il sistema segue questa dinamica, chiamiamola del cigno nero. E questa è una dinamica, il sistema è nello stato critico, in quella zona che ho detto al margine del caos, quindi in questa zona tra ordine e disordine, capite anche un po' perché, no? Perché da un lato c'è un ordine, no? Perché nel senso le tessere, il mucchietto si organizza, cioè in un certo modo, in una struttura che non è completamente disordinata, ma non è nemmeno completamente ordinata. La struttura del mucchietto di sabbia, per tornare all'immagine originale, è un po' una struttura gerarchica, ma non è completamente ordinata. È sempre un po' asimmetrica, c'è sempre un elemento di casualità che io non controllo e che quello che mescolato con l'ordine mi genera questo tipo di dinamica. Ripeto, Certo. se vuoi, ripeto, dico, guarda caso, due dei problemi di attualità, quindi pandemie e guerre, rientrano in questo schema. Anche le guerre, se io le metto, ripeto, in quella cosa, seguono la legge di potenza, tante guerre piccole e poi ci saranno le guerre mondiali, no? Lì. Però tu non lo sai prima, non lo sai prima se una guerra è piccola. Dici, no, vabbè, tanto questa è piccola. No, non puoi sapere perché le guerre piccole Infatti. iniziano allo stesso modo delle guerre grandi. Quindi noi non lo sappiamo, cioè, come dire, la dimensione della guerra si può stabilire solo quando è finita. Quindi ora, Certo. questo non vuole dire che la guerra è in corso, speriamo di no, ma non è che, no? Nessuno ci può assicurare, che d'altra parte lo sappiamo, no? Che la famosa escalation, no? Sì, Militare. sì, Cioè, poi noi la traduciamo in termini. È un po' come dice Buchanan, c'è un bel libro dove si parla di questo fenomeno della crescita organizzata che si chiama Ubiquità, di Mark Buchanan, che è un collega fisico molto bravo divulgatore di un po' di anni fa, dove lui dice, in realtà, fa vedere come appunto ubiquità è proprio, quindi la diffusione, cioè il fatto che questo tipo di fenomeno si trova in tantissimi sistemi completamente diversi in apparenza, è un'universalità, e questo è un po' il succo dell'interdisciplinarità, no, di cui parlavo prima. Cioè, è evidente che un fisico che si occupa di sistemi complessi e parte con la criticità auto-organizzata, magari studiandola nei terremoti, che magari sono sistemi fisici, no? Più sì, e dopodiché si ritrova un modello che può applicare, e questo è intrinsecamente interdisciplinare, lo stesso modello matematico, le stesse le può applicare a tutti quei sistemi che abbiamo detto, quindi posso andare dall'ecologia alle guerre, alle pandemie, alle epidemie, alle mode, perché anche, ripeto, la diffusione delle idee, delle opinioni segue schemi di questo tipo, gli influencer, no? E chi sono? C'è la maggior parte delle persone hanno 10 follower e poi c'è quello che ha 1 milione di follower, 10.000 follower. E questi sono, come dire, attenzione, qui poi potremmo aprire una piccola parentesi, perché qualcuno nell'ambito umano viene sempre dubbio, dice, un'altra domanda si sorge spontanea, ma la persona che ha 1 milione di follower rispetto a quelle,
cioè, ha dei meriti particolari per avere 1 milione di follower o no? E questo è tutto un altro discorso di cui ci siamo occupati in realtà poi anche questo Come la recentemente. ricchezza. Se volevate fare qualche osservazione, dico fate perché sennò io Sì, sono. no, io ne avevo un paio, non so se anche Samu ce Vai, l'aveva Ale, lui. diciamo le tue. Tanto poi Sì, ritorniamo al filone originale. vabbè, mi aveva ricordato la cosa del cigno nero, appunto io vivo a Milano, al Parco Lambro, un paio di anni fa si è proprio presentato un cigno nero, e questa cosa io non sapevo Non c'è esistessero. bisogno di andare in Australia, voglio dire, anche al Parco Lambro, però Sì, era, come sì. dire, era inaspettato e qualche merito. Assolutamente, sì. Come mai il cigno è nero? Dovrebbe essere bianco, diciamo, no? E infatti, vabbè. L'introduzione del suo libro mi è interessato l'esempio, non so, delle macchine, che appunto diceva nessuno vuole un incidente, però regolarmente quando ci sono tante macchine, quello che succede è che comunque magari ogni mattina in una città c'è l'incidente. Certo. Che direi sembra molto simile magari a quello della guerra, nel senso che se uno produce armi, prima o poi, in qualche modo, a qualcuno viene voglia di usarle. Ecco, tipo, non so, l'esempio delle macchine, effettivamente mi verrebbe da dire che nessuno di chi guida la macchina, dei guidatori, vuole un incidente. Tranne, come dire, il folle, diciamo, che la nave Esatto, poi in braccio fuori di a fare la testa. strage, così come c'è quello che è chiaro che io Esatto. guido, come dire, in stato di ebbrezza in qualche modo, magari cioè, mi predispongo. Però Nelle capisco, guerre capisco il discorso, sì. già cambia un po', non so, perché è vero, nessuno vuole la guerra, però se poi uno va a vedere gli interessi economici che appunto dicevamo prima, che non sono ben distribuiti, nel senso la ricchezza, e poi ci chiedevamo anche, ma è veramente meritata questa ricchezza? E ripeto, qua ne parliamo. C'è Così. un altro libro che si intitola Talento e Fortuna, un altro libro nostro di qualche anno fa, che Che parla di proprio questo. indaga quali sono, cosa può dirci la scienza sulle cause del successo. C'è tutta una branca, diciamo, dei sistemi complessi che si chiama Science of Success, cioè la scienza del successo, cioè di cui, ripeto, noi ci occupiamo. Ci occupiamo scientificamente, quindi con modelli, eccetera. E ora poi, se volete, vi dico cosa abbiamo trovato su questo, perché ci sono anche qui delle cose strane, diciamo, inattese, diciamo. Sì. Successo, perché poi c'è tutto il discorso meritocrazia, attenzione, cioè non è banale questo discorso del successo. Certo. C'è tutto il paradigma meritocratico in cui uno dice giustamente viviamo, anzi, ci fosse di più di meritocrazia. Attenzione, perché la meritocrazia, come dire, si sposa col fatto che chi ha successo se lo merita e quindi io premio chi ha successo. Ma io dovrei premiare chi ha successo o chi ha talento? Uno dice, beh, forse c'è chi ha talento. Ma il talento come lo riconosci? Dal fatto che ha successo. Ah, allora premi il successo. E questo è il punto chiave di cui magari parliamo tra un Sì. Cioè, è la causa-effetto che è una delle cose più difficili da correlare. Il problema, vabbè, dico, se vogliamo ne possiamo parlare anche adesso, visto che hai tirato fuori. Cioè, allora, hai messo un Certo. po' di carne al fuoco, giustamente. Quindi, posso, Sì. sì, similitudini e differenze tra la guerra, il traffico, eccetera. Sì, è vero che la guerra magari c'è qualcuno poi che la vuole fare, diciamo, no? Cioè, tutto dipende da che punto di vista lo guardiamo, no? Perché noi ci attribuiamo spesso, cioè, nel caso della guerra, dove ci sono azioni umane, no? In qualche modo, noi possiamo immaginare che c'è qualcuno che in qualche modo ha una responsabilità, eccetera. Ma che vuol dire che qualcuno lo vuole, no? Ora qua uno potrebbe dire Putin, no? Visto parliamo di attualità, dice la guerra in Ucraina, perché Putin l'ha voluta. Vabbè, c'è tutta una scuola di pensiero che dice la colpa è solo di Putin che si è alzato una mattina. Poi se uno va a vedere, scopre che in realtà no, ci sono dei meccanismi di causa effetto che vanno anche prima, vanno indietro, vanno al 2014, quando c'era stato il colpo di Stato. Cioè se uno, no, c'è chiaro che spesso si semplifica, no, nei media e quindi si vuole trovare il responsabile. Come dire, unico, ma come, ripeto, se si fosse alzato una mattina e gli è venuta la cosa. E invece la dinamica, questa è giusta l'osservazione, cioè in realtà tutte le cose che stiamo dicendo è che i meccanismi di causa-effetto, di amplificazione, invece ci dicono che anche a livello umano, spesso, come dire, nell'ambito umano sostituiamo i granelli di sabbia con le persone, ma non è detto che le persone abbiano gradi, molti più gradi, ce li hanno sicuramente, molti più gradi di libertà, come diremmo noi fisici, no? Molte più possibilità di un granello di sabbia, sono infinitamente più complessi di un granello di sabbia, ma veramente
hanno una completa libertà, no, delle proprie scelte o ci sono alla fine dei vincoli anche per loro? Forse che Putin è vincolato dalla storia, dalla sua storia passata, dalla storia passata della Russia. Cioè, se uno va a vedere, scopre magari che c'è tutta una storia di un mucchietto di sabbia, che quello è un mucchietto di sabbia, cioè che alla fine, per esempio, che so, c'è un'azione, l'ultima azione dell'Ucraina, magari l'intenzione dell'Ucraina di entrare nella NATO di cui si parlava tante volte, no? Di entrare nella comunità europea, o il fatto che non hanno accettato, i famosi, non hanno rispettato, forse da entrambe le parti, quegli accordi di Parigi, insomma. Tutte queste cose, ci può esserci uno di questi eventi, può essere il famoso granello, no, che cade, il famoso input che però cade dove? Non è che cade su un terreno piatto, cade su un granello che probabilmente era nello stato critico. Ma se uno va a guardare, io consiglio sempre, c'è questo libro molto carino di un giornalista di guerra, cioè da Tim Marshall di qualche anno fa, quindi in tempi non sospetti, che si intitola, mi pare, Le 10 cartine che spiegano il mondo. E praticamente fa vedere come la geopolitica, la geografia vincola le scelte, poi le politiche, le guerre, l'andamento dell'economia, cioè la situazione geopolitica della Russia. Lui già ne parlava, mi pare, il libro del 2015, quindi già c'era stato il colpo di Stato del 2014, già Putin aveva invaso, si era preso la Crimea, che sappiamo che già se l'era presa tempo fa, e come dire, gli hanno fatto qualche piccola schiaffettina. Torniamo lì, ma cioè, gli otto, perché mi pare che fino a qualche anno fa avevano verificato che le otto persone più ricche del mondo hanno lo stesso capitale della metà più povera della popolazione, per tornare a quella legge, diciamo, Era asimmetrica. io ho visto l'1% di chi ha il 50% di Eh chi. sì, poi Sì, praticamente. si può andare a crescere, diciamo, Certo, come si vuole, a sì. prendere. Cioè, la legge di Pareto proprio ha, si chiama anche legge 80-20, questa che era stata scoperta da Pareto alla fine dell'Ottocento, cioè che è una legge in effetti che si verifica in tantissimi ambiti, cioè l'80% delle persone ha il 20% della ricchezza e il 20% della popolazione ha l'80% della ricchezza. Poi se andiamo a scendere troviamo che l'1% magari c'è il 50%, che gli 8 super miliardari hanno quanto la metà più povera, insomma, e quindi insomma, Ah, sì, sono tutte, come dire, modi diversi di dire la stessa cosa. Insomma, ci sono pochi certo. che hanno. Il problema è che questa cosa va a peggiorare, non va a migliorare, cioè nel senso non è che non c'è nessun processo che vada a portare questa A cosa. redistribuire. Però la domanda che in effetti noi ci siamo fatti su quello, poi se volete poi ritorniamo anche al discorso della storia e che abbiamo lasciato in sospeso prima, però questo si collega un po' anche. Cioè la domanda che siamo posti noi è che, ma questo, il grande successo, perché non parliamo del piccolo, ma il grande successo, ora, come dire, il modo più, come è più facile di quantificare il successo è quello, parliamo no, di ricchezza e quello economico, no? Prendiamo il miliardario, sicuramente la persona di successo. Poi è chiaro che, come dire, la piccola parentesi, cioè è chiaro che il successo è una cosa anche molto personale, cioè uno può pensare di avere successo e magari glielo riconoscono, anche se fa il missionario, no? Un missionario, come dire, che può vivere nella povertà, però, come dire, se ha successo in quello che vuole fare nel... Problemino diretta. Sì. Si è staccato il prof, infatti. Comunque adesso. Ok. Niente, c'è stata la solita replicazione, cioè C'è stata due più chiesa. è un fenomeno di Allora. periodo di duplicazione. La domanda è, Granellino pubblico. Allora, e chi se non cavolo? avessimo tolto il pluchino di prima, ora ce ne sarebbero quattro? O ce ne sarebbero... Proviamo a lasciarlo allora, questa volta. Un mucchietto di pluchini, uno dopo l'altro. Pluchini invadono la cosa, ci troviamo con crescita esponenziale, perché se ha due, se il raddoppio è esattamente una crescita esponenziale, Al che prossimo risulta quattro. dal momento di cui stiamo parlando perfettamente. Cioè, quindi stavo dicendo, non so quando si è staccato, cioè stavo dicendo che appunto cioè il successo è una cosa ovviamente, ripeto, personale, però siccome chiaramente se uno deve fare una ricerca scientifica deve avere dei quantificatori e quindi per esempio uno può prendere appunto la ricchezza, il numero di follower di un influencer, eccetera, quindi delle cose ovviamente, il numero di click, che uno, il numero di scarichi, di download di un video, insomma, ecco, si possono prendere degli indicatori quantitativi. Noi siamo partiti dal discorso della ricchezza perché è veramente una cosa eclatante e quindi la domanda che uno si può porre è: ma il multimiliardario,
il grande influencer, la band che gli scarica milioni, è veramente, cioè, no, spanne, no, al di sopra degli altri che per giustificare, diciamo, questo grande successo o no? È già un primo indizio che non sia così. Viene da quello che abbiamo detto prima, cioè tutte le caratteristiche umane. Attenzione che questa non è una cosa, è una cosa che ci hanno anche contestato, ma poi se uno ci ragiona si rende conto che è così. Parlavamo prima della distribuzione del quoziente di intelligenza, che è gaussiana. Cioè tutte le caratteristiche umane, il talento, l'intelligenza, ma anche il numero di gli sforzi che io posso mettere, è anche logico questo, gli sforzi che posso mettere per raggiungere un obiettivo, che la mia abilità in qualsiasi campo, tutte queste cose, se uno veramente... Cioè, perché io come le potrei misurare? Con dei test, no? L'intelligenza come si misura? Si fanno dei test e uno, a secondo di come, della velocità con cui si risponde, dell'esattezza, come si fa in tutti i concorsi, in tutte le cose. Ora, non mi risulta, no, che qualsiasi tipo di concorso si faccia, ma anche, dico, lo vediamo anche nello sport, no? Cioè, alla fine, nelle competizioni sportive, cioè, non è che ci sono differenze a legge di potenza tra le persone, cioè lì, attenzione che differenza a legge di potenza ormai capite cosa vuol dire, cioè che ci sono molte persone scarse e poi c'è qualcuno che è centinaia di volte meglio de... non esiste questa cosa, cioè tutte le grandezze che citavo, tutte le caratteristiche umane che citavo prima sono tutte gaussiane evidentemente, cioè c'è una media di un'intelligenza media, un'abilità media, una capacità media e poi chiaramente ci sono le code, quindi ci sono quelli molto scarsi e quelli certamente sempre più talentuosi, sempre più bravi, sempre più performanti, ma dico, in qualsiasi ambito andiamo, battere un record è sempre più difficile. Che vuol dire questo? È sempre più difficile perché? Perché evidentemente siamo nella coda esponenziale, no? Quindi deve arrivare, ci sarà qualcuno che la coda esponenziale, ricordiamoci, che ammazza, diciamo, no? Abbatte la probabilità di trovare, no? Se già troviamo uno che è un genio, trovare uno ancora meglio di lui è sempre più difficile. Ma il genio non significa che sia... E attenzione che questa cosa non è scontata, perché da noi, non è scontata perché da noi c'è la cultura del genio, la cultura del grande successo, cioè che viene spacciata un po' per meritocrazia, ma c'è il culto, c'è la religione del successo. E quindi, per mille motivi, anche perché mediaticamente fa più effetto, eccetera, culturalmente fa più effetto, ci piace pensare che Einstein, no, sia... Come dire, che i grandi geni in qualsiasi ambito, dal Mozart, dall'Einstein, dal Picasso, no? Siano spanne, cioè siano molto più della media. E non ci piace pensare che c'è una distribuzione gaussiana e semplicemente Einstein, Mozart si trovano in un ambito, si trovano, diciamo, in una delle due code. Questa cosa un po' confligge con la percezione che molti hanno del grande successo, ma noi spieghiamo perché. È proprio quello che cercavo di dire prima, poi il discorso l'abbiamo accennato e poi siamo andati via. Il problema qual è? Che si confonde il talento col successo, cioè si valuta il talento col successo. Questo è il problema. Se il talento si valutasse con i test, no, con metodi pratici, cioè dove uno, che a volte si fa così, ovviamente. Quindi finché si fa così, e allora uno scoprirebbe, troverebbe che la distribuzione è gaussiana del talento. Ma molto spesso è molto più facile misurare o pensare di misurare il talento dal successo, cioè vado a prendere il successo di una teoria scientifica, di un pezzo musicale, di un dipinto, di un video, di un libro, di un romanzo, eccetera, vedo il successo e qui e attribuisco all'autore di una di queste cose un talento paragonabile al successo che ha raggiunto. Questo è un grande errore. Certo. Perché? Perché è quello che abbiamo cercato di dimostrare noi con un modellino molto semplice. Parlavo dei toy model, se volete, questi modelli giocattolo che però ci danno molte informazioni. Se ci pensate, il mucchietto di sabbia è un toy model, no? C'è un modellino dove io ho un mucchietto di sabbia, una cosa estremamente semplificata, che però cattura la dinamica, cioè il mucchietto di sabbia è una cosa estremamente semplice, sono soltanto granellini di sabbia e un granello di sabbia che cade uno alla volta. Uno può pensare, in teoria, dice, ma cosa ha a che fare questo con le guerre? Con le epidemie, eppure abbiamo dimostrato che è così, che ha a che fare la dinamica con i terremoti. Sì, quello è un toy model, ma riesce a catturare la dinamica, quelli si chiamano i fatti stilizzati, cioè i fatti salienti di un certo fenomeno che è molto più complesso. Ebbene,
Quello che ora vi sto per dire è un toy model che con pochi ingredienti però cattura esattamente quella che è la dinamica che porta al grande successo. Vi dico quali sono gli ingredienti. Questo nostro modello si chiama, lo trovate perché poi ha avuto anche molto successo stranamente, anche per lo stesso motivo, per le stesse ragioni che stava studiando, ha avuto anche lui successo, che è un modello che si chiama TVL, Talent versus Luck. Ha avuto successo nel senso che poi è stato comunque attenzionato. Se lo cercate anche dal mio sito, poi c'è una pagina dedicata, lì trovate tutti i collegamenti, quindi è stato molto attenzionato proprio perché secondo me ha risposto a una domanda che molti da sempre si fanno, appunto, cioè il grande successo, quanto è veramente proporzionale al talento di chi lo riceve? Prima domanda. Seconda domanda, ma le persone più di successo, collegata alla prima ovviamente, sono veramente quelle più talentuose? O c'è qualche ingrediente che solitamente viene tagliato fuori e che lavora dietro le quinte? Ebbene, entrambe queste domande hanno una risposta che non è quella che ci aspettiamo e non è quella ed è quella che a molti non piace, perché diciamoci la verità, in quel famoso culto della personalità, no, che c'è in molti ambiti, si nasconde anche una nostra esigenza, cioè uno, ovviamente il culto della personalità è che da un lato conviene, no, agli sponsor, a chi poi ci guadagna, benissimo, quello è un discorso. Ma anche a noi, cioè, come dire, se io fossi un miliardario, se io fossi, cioè, mi piacerebbe pensare che io sono diventato miliardario per caso o che mi sono meritato tutti i passaggi che ho dovuto fare. Vabbè, è chiaro, ma questa stessa cosa vale per chiunque. Cioè, è chiaro che pensare che tutto, no, quello che noi ci guadagniamo è dovuto a noi, da un lato. Come dire, si sposa con il nostro amor proprio e quindi ci gratifica. Dall'altro, come dire, insistere su questo dal punto di vista psicologico certamente è uno stimolo, cioè dire alle persone, ma se voi ce la mettete tutta, no? Non è che alle persone si dice, vabbè ragazzi, impegnatevi quanto volete, tanto alla fine, no? È il caso che decide, no? Questo tipo di impostazione psicologica sembrerebbe meno efficace, qualsiasi psicologo direbbe che è meno efficiente invece della motivare la persona e dire no, guarda, i tuoi sforzi saranno premiati, eccetera. Quindi dal punto di vista psicologico non c'è dubbio che bisogna cercare di convincere le persone che il talento, come dire, è la variabile che conta di più nel raggiungimento del successo, che gli sforzi che farete sono quelli che contano di più. Il problema è, ma la realtà è veramente questa, quella che ci piacerebbe che fosse? Molto spesso sappiamo che la realtà non segue i nostri desideri, ma la scienza ci serve proprio per discriminare, no, tra quello che noi desidereremmo che fosse e quello che invece c'è. E perché se no allora, cioè, come dire, non sarebbero stati messi in discussione. Cioè, dico, piccolissima parentesi, dico, è chiaro che tutto il modello tolemaico, geocentrico della Terra al centro dell'universo. E ci piaceva, no? Cioè, piaceva all'umanità, cioè, ha avuto successo perché si sposava con la concezione religiosa dell'uomo creato a immagine e somiglianza, la Terra al centro dell'universo. Ma poi hanno resistito per un po', ma di fronte all'evidenza che la Terra era un pianeta che girava attorno al Sole, così come dire, ha rotto un idillio, diciamo. Così come l'evoluzione, la scoperta di Darwin della selezione naturale, no? Dell'evoluzione delle specie. Sì, ci accomuna al resto delle specie e non ci piace, ma alla fine, come dire, le idee scientifiche si impongono. E qui è una cosa analoga. A noi ci piace pensare, ripeto, che una storia di successo. Attenzione, che qua ci sono anche dei meccanismi psicologici ben individuati. Uno si chiama fallacia narrativa, cioè molto spesso uno prende una persona di successo, dopodiché va a rileggere la storia passata, perché partiamo già dal fatto che la persona ha già avuto successo, dopodiché andiamo a ripercorrere, a cercare di fare la biografia della persona di successo. Molto spesso le biografie della persona di successo, sia che siano in un libro, sia che siano in un film, se ci fate caso, vengono sempre presentate come se questa persona fosse stata destinata sin dall'inizio al successo. Cioè, vedete, ha fatto quello, ma se l'avesse fatto uno qualunque, ma l'ha fatto lui. E qui. Cioè, non trovate mai in una biografia, ma questo ha avuto culo. No? Cioè, ma si è trovata al posto giusto al momento, cioè, a parte il fatto che non gliela pubblicherebbero, perché poi la persona indirettamente interessata, come dire, direbbe no, ma che scrivi queste cose? Cioè, capite, no? Che c'è tutto un sistema che questa si chiama la fallacia narrativa, che cos'è? Pensare che fare una ricostruzione, no? Di una storia, creare una narrazione, che è quella che ci piace, che è quella che più
finalizzata poi a vendere il libro, oppure a dare semplicemente anche supporto psicologico a chi crede che veramente la persona di successo, se proprio lo vuole, lo raggiunge, perché c'è tutta, ripeto, una letteratura in tal senso, e ricreiamo in maniera fallace però una storia senza, e ci ricolleghiamo al discorso di prima, perché attenzione, la persona di successo è un cigno nero. Cioè, la persona di grande successo è un cigno nero rispetto, se ci pensate, cioè, sono poche persone che hanno un grande successo e la maggior parte che ne ha poco, così come le valanghe, i terremoti. Quindi il sospetto, da qui siamo partiti noi, è che ci sia dietro un processo automatico che fa sì che alcuni individui si trovino al posto giusto, nel momento giusto, e becchino, no? Un filo che esattamente, no? Becchino quelle dita di correlazioni che li portano al successo in maniera assolutamente casuale, se chiamiamo casuale, deterministica, ma casuale dal punto di vista della storia, della narrazione. Cioè, ci sono degli eventi che nessuno narrerà mai, ma ciascuno di noi, però, se è onesto nella propria vita, anche nei piccoli successi personali che possiamo aver ottenuto, ciascuno di noi, se ricostruisce, si renderà conto che in effetti noi siamo in balia dell'incontro casuale, della telefonata, della persona che mi presentano per caso. Se andate a vedere, e noi nel libro che abbiamo scritto, poi abbiamo fatto un articolo scientifico, abbiamo scritto questo libro Talento e Fortuna, partiamo proprio da casi eclatanti di persone considerate geni o comunque di persone che hanno avuto un grande successo in tutti gli ambiti, di cui poi se andate a rileggere la loro storia senza quella fallacia narrativa che dicevo prima. Quindi volere per forza scrivere che quelli erano destinati al successo, ma andate a vedere come si sono svolti i fatti, si scopre che poi c'è quell'incontro, no? Quella persona ha fatto, se non avesse fatto quell'incontro, torniamo a Sliding Doors, no? Cioè, se quel giorno quella persona non fosse andata lì, non avesse incontrato quella persona, se non ci fosse stata quell'altra situazione, spesso sono eventi, cioè potrei citare, nel libro ne citiamo tantissimi, situazioni. Persone che hanno avuto per caso un'opportunità. Attenzione, io non sto dicendo che il talento non è importante, ma sto dicendo che il talento per manifestarsi ha bisogno di un'opportunità. Quella che è casuale, spesso, è l'opportunità. Questo è il Certo. punto. Cioè, le Sì. opportunità non sono a nostra disposizione. Cioè, sì, è vero che se io me ne sto a casa a dormire, è difficile che mi capiti un'opportunità. Non rispondo al telefono, sto a casa, mi isolo dal mondo, è chiaro che non mi arriveranno opportunità. Ma dal lato opposto, se io sto lì a cercarle, non è detto che mi arrivano le opportunità giuste. Io po posso fare tutti gli sforzi che voglio, ma ci sono delle condizioni esterne, indipendenti da me, da quello che io faccio, che mi devono arrivare per caso. Faccio qualche esempio per capirci. Che so, la Callas, no? Famosa soprano, famosissima cantante, eccetera, ebbe, così come per rimanere in quell'ambito, Toscanini, il grande direttore d'orchestra, in entrambi i casi ebbero da giovane delle opportunità che si crearono per caso. La Callas era in una tournée e praticamente non mi ricordo, la titolare, lei era secondaria, in panchina, no? Stessa cosa è successa ai calciatori, no? L'esempio non è strano, no? Si infortuna un calciatore, prendi quello che è in panchina, che sennò non sarebbe mai entrato, e scopri che quello è bravissimo, il portiere, no? Che si infortuna, entra il portiere di riserva, che di solito non ha mai chance, e se, dico, nello sport i casi sono. Così, quella successe che nella tournée una si dice: ma chi abbiamo? Abbiamo questi, ma questo non ha mai cantato. Dice, la fecero cantare, dopodiché quella la buttarono e si tennero la Callas. È ovvio che se la Callas in quella ebbe un'opportunità enorme, perché era una situazione già, come dire, una vetrina, ovviamente se la giocava male, è chiaro che no. Quindi non è che stiamo dicendo che non c'è alcun merito, ma infatti noi nel nostro modello Toy Model troviamo che il talento è importante. Quasi sempre le persone di grande successo hanno un talento superiore alla media, ma può essere anche di poco superiore alla media. Questo è il punto. Ma certamente non sono scarse, insomma, non sono nella coda bassa, sicuramente sono al di sopra della media. Il problema qual è? Che però devono avere avuto le opportunità. Cioè, il problema è quello. Cioè, a parità di talento, se tu non hai delle opportunità, e poi il talento ti permette di approfittarne, ma le opportunità quasi sempre vengono per caso. Uno, secondo elemento, devi beccare il posto giusto nel momento giusto. Per Certo. questo dico, non tutte le opportunità sono, no? Non tutte, come quando si dice, nella vita è come un'autostrada, cioè tu, no? L'autostrada tu puoi uscire, non è come le strade, puoi uscire solamente in certi punti, e devi uscire al punto giusto, ti devi trovare al punto giusto al momento giusto. Cioè quando tu Certo. puoi uscire,
Ci deve essere una strada. La domanda è quante altre persone altrettanto brave della Callas? Questa è la domanda che si deve fare. O altre, cioè, non che la Callas era scarsa, è chiaro che la Callas era brava, ma quante altre persone altrettanto non hanno avuto la stessa opportunità e sono morte, come dire, povere pazze? Spesso, no, noi lo sappiamo bene che il successo spesso arriva postumo, no? Anche grandi, anche Mozart stesso, visto che l'abbiamo citato prima, non è che in vita, no? Mentre alcuni, come dire, per rimanere in ambito musicale, alcuni autori, musicisti sono stati celebrati già in vita, ma perché hanno avuto la fortuna, no, di essere riconosciuti in vita. Altri invece sono morti, come dire, senza, e poi sono stati scoperti dopo. Questa è una cosa che viene spessissimo. Vuoi dire qualcosa? No, sì, no, la cosa che appunto il discorso legato alla meritocrazia un po'. Certo, e questo è tutto Cioè, nel legato alla. senso, se uno ha la possibilità di andare all'università a studiare perché i genitori avevano i soldi o perché avevano Bravo, studiato a loro volta. ma la nostra società tiene veramente conto di questo? Anche le condizioni No, no, linguistiche non sono assolutamente. compatibili. Anche leggendo la Costituzione uno dice, cavolo, ma ci sono delle grosse incoerenze. E mi Assolutamente. viene da pensare. Non so, c'era Napoleone che diceva ogni soldato ha nello zaino, nella bisaccia, il bastone da maresciallo. Della Potenzialmente. serie chiunque può diventare con l'impegno, il sacrificio, può diventare appunto un ufficiale importante. Teoria, sì. Sì, Ed è qualcosa proprio tipico della nostra società molto gerarchica, ovunque, cioè anche all'interno dell'università, oppure dell'esercito, oppure appunto gerarchica dal punto di vista dei soldi, o dei followers, cioè in cui c'è questo quasi anche sogno americano appunto di avere successo, cioè nel senso mi sembra questa cosa della meritocrazia mi sembra legittimare questa gerarchia in cui alla fine solo pochissimi riescono. ma perché ripeto, ci sono vantaggi. Forse. In quella narrazione, che pure è fallace, ci sono molti vantaggi. Tu hai citato giustamente, dice, gli Stati Uniti, perché si chiama il mito americano, no? Quella del. Poi è vero, perché sicuramente gli Stati Uniti producono. Gli Stati Uniti, perché molte persone hanno successo negli Stati Uniti? Perché gli Stati Uniti offrono, sicuramente hanno un sistema che offre molte opportunità, questo è il punto. Mentre altri sistemi ne offrono molte di meno. Quindi no, un grande numero di aziende di enorme successo, soprattutto in ambito informatico, dalla Apple, Amazon, la Microsoft, sono nate in un garage, cioè ora in un garage degli Stati Uniti, probabilmente nei garage di Nairobi, penso che al massimo sono nate, non so, qualche macchina rubata che poi ha avuto la. Cioè, cosa voglio dire? Cioè, non è indifferente, no, dove ti trovi, dove nasci, il posto dove nasci. E attenzione che in tutto il discorso prima, anche avere un grande talento, se ci pensate, è una questione di fortuna, eh? Quindi il posto dove nasci, le tue caratteristiche, è già una questione di fortuna. Quindi già c'è una fortuna di base iniziale, diciamo, una casualità di base, che è come nasci, se nasci in salute, se nasci intelligente, se nasci con un certo talento, se nasci nel posto giusto e anche se nasci al momento storico giusto. Cosa voglio dire? Se Mozart fosse nato prima dell'invenzione degli strumenti musicali, no? Voi sapete che fino al 1600 c'erano solamente quattro, c'era il liuto, eccetera, non c'era il pianoforte. Cioè, se Chopin, che ha fatto tutta la sua produzione, il 90% al pianoforte, nasceva prima dell'invenzione del pianoforte, o se Djokovic nasceva prima dell'invenzione del tennis, o se no, Michael Schumacher nasceva prima in un'epoca in cui ancora non c'erano le macchine. Che avrebbero fatto, cioè, capite, no? Uno, dico, cioè, come lo scopri il talento per il pilota di Formula 1? C'è, cioè, una cosa che, come dire, uno che aveva il talento di pilota di Formula 1 nel Medioevo se ne faceva una mazza, cioè dove bisogna nascere al posto giusto, al momento giusto, nell'epoca giusta. Quindi capite quante cose si devono incastrare, no? Per arrivare. E dopo tutto ancora non è finita, perché quanti ce ne sono che potenzialmente, no, potrebbero. Perché poi solo quello arriva lì? Noi abbiamo fatto un modellino molto semplice, modellino matematico, poi fatto in una simulazione al computer, dove prendevamo proprio una popolazione di individui. Poi, facilissimo da spiegare. Vi ricordate, prima dicevo, il sistema complesso si simula in un mondo virtuale. Bene, noi facciamo un mondo virtuale
dove ci sono 1.000 individui, immaginate, no? Che sono fermi nelle loro posizioni. Quindi già è un mondo, come dire, già sto tagliando, in questo modellino si taglia fuori tutte queste fortune iniziali, dove nasci, mettiamo tutti sullo stesso piano, facciamo finta che già, e quindi a maggior ragione, come dire, se troveremo risultati strani nel nostro modello, a maggior ragione se ce l'hai sin dall'inizio. Ma quindi immaginiamo un mondo ideale in cui tutti hanno la stessa situazione di partenza, però cosa cambia? Noi l'unica cosa che facciamo cambiare alle persone è il talento. Quindi il talento, come dicevo prima, lo mettiamo gaussiano, che è quello che dicevo, cioè il talento nel nostro modello è definito, perché dice, ma il talento può essere in tantissime cose. Bene, noi definiamo il talento la capacità di sfruttare un'opportunità, cioè di trasformare una misura della probabilità che se mi capita un'opportunità, io la trasformo in un aumento di successo, cioè riesco a trasformare in un aumento di successo. Quindi le variabili che caratterizzano i nostri individui di questo mondo sono il talento, che è gaussiano, e il livello di successo. Noi lo chiamiamo capitale, immaginiamolo come un capitale, poi lo possiamo immaginare come vogliamo, una specie di ricchezza, perché, come dire, nella ricchezza già lo sappiamo che si può quantificare, c'è quella famosa distribuzione a legge di potenza 80-20 che dicevamo prima. Quindi lì è chiaro che quello che si chiama un fatto stilizzato del sistema del successo è quello che dobbiamo trovare una legge di potenza, cioè dobbiamo trovare alla fine molti, tra virgolette, poveri e pochi ricchi. Quindi, però attenzione, partiamo da una situazione ideale in cui tutti hanno le stesse unità di capitale, tutti partono con 10 unità, oh, non ci interessa sapere cosa sono. E allora le regole del modello, quindi ogni individuo ha, ripeto, un talento che è un numero tra 0 e 1 e che è la probabilità di sfruttare un'opportunità e di trasformarla in un aumento del suo capitale. Tutti partono dello stesso capitale. Qual è l'altro ingrediente della simulazione? Il fatto che in questo mondo virtuale, dove ci sono queste persone fisse in posti, quindi non ci sono regioni diverse, quindi un unico mondo, va bene? Come se fosse uniforme, però in questo mondo circolano dei pallini che si muovono, le persone sono fisse, cominciano appena parte la simulazione a girare dei pallini. Questi pallini sono alcuni verdi, alcuni rossi. I pallini verdi rappresentano delle opportunità, il pallino verde. Quindi questi pallini girano in modo casuale. Quindi la dea bendata, girano in maniera completamente casuale. Se un pallino verde, a un certo istante, un pallino verde va a finire sopra una persona, noi diciamo che quella persona ha avuto un'opportunità. A questo punto, la regola semplicissima che abbiamo messo è che, in base con probabilità pari al suo talento, quindi il talento conta nel nostro modello, con probabilità pari al tuo talento, il talento aveva una media di 0,6, noi l'abbiamo messo, e poi una gaussiana. Quindi arrivava fino a, cioè, come dire, alcuni agenti si chiamano, in questo tipo di simulazione si chiama simulazione ad agenti, quindi gli individui spesso viene chiamata agenti. Alcuni agenti hanno la maggior parte un talento, quindi già nella media che è un po' più di 0,5, il numero è tra 0 e 1, però la gaussiana è un po' spostata, no? Quindi con media 0,6, e poi ci sono gente molto di talento, quindi 0,7, 0,8, 0,9, e gente più scarsa, insomma, diciamo così, di talento inferiore fino a 0,2, 0,3, 0,2. Bene, ok. Quindi una persona, un agente con talento 0,8, 0,9, significa che se gli capita un pallino verde, con probabilità del 90%, dell'80%, quindi alta, molto alta, lo trasforma in un raddoppio, questa è la nostra regola, in un raddoppio del capitale. Cioè c'aveva 10 unità di capitale, gli arriva il primo pallino verde, supera, cioè questo lancio della monetina, no? Con proporzione, pari, quindi non con certezza, ma con probabilità, tanto maggiore quanto maggiore il talento, lo trasforma in un raddoppio di capitale. Questo è importante, il discorso del raddoppio, perché è un elemento chiave della nostra società. Cioè il fatto che si possa realizzare quella famosa amplificazione che porta poi al grande successo dipende esattamente dal fatto che da noi il successo è moltiplicativo. In un mondo complesso come il nostro, quando si dice il ricco diventa sempre più ricco, si intende esattamente questo. Cioè l'aumento della ricchezza non è un processo additivo, è un processo moltiplicativo. E molti processi moltiplicativi portano agli esponenziali, alle crescite esponenziali. Significa che se io più ricco sono, è più è facile che divento ricco. Questo è il processo moltiplicativo. Mentre un processo additivo significa che io per guadagnare i miei prossimi 100 euro o parto da 0 euro o parto da 1 milione di euro è uguale. Non è così. Tutti capiscono che se io già ho 1 milione di euro, già soltanto di interessi mi posso andare a pena. Se io parto da 0 euro, da 1 euro, col cavolo, per guadagnare 100 euro ci devo mettere. Cioè, quindi, ma questo accade a tutti, no? Il primo milione di euro uno se lo guadagna con estrema difficoltà, ma appena c'è il primo milione, guadagnare il secondo,
diventa molto più semplice. Questo perché? Perché il ricco e questo è importante. E questa dinamica noi la implementiamo. Quindi ogni pallino verde che io supero il test del talento, quindi se con talento, con probabilità di approccio al talento, se supero il test, che significa se approfitto dell'opportunità, raddoppio il mio capitale. Quindi avevo 10, poi 20, poi 40, poi 80, non sommo. Questo è importante. Se invece becco un pallino rosso, che rappresenta gli incidenti, perché può capitare una sventura, dimezzo il mio capitale. Cioè quello raddoppia e quello dimezza. Quindi anche qui con un processo, come dire, sempre al contrario, diciamo, invece di raddoppia, ma sempre esponenziale. Basta. Questi sono i nostri ingredienti. Facciamo girare la simulazione. Immaginiamo che ogni passo temporale sono 6 mesi di una vita. Immaginiamo, quindi simuliamo la vita di queste persone. Magari simuliamo, non so, 60 anni di vita, 70 anni di vita. Ogni 6 mesi si muovono i pallini. Quindi significa che se io becco un evento fortunato, significa che i 6 mesi precedenti sono stati fortunati, perché alla fine il fatto che mi arrivi il pallino verde è fortuna, perché io non faccio niente per prenderlo, quindi chiaramente sono delle semplificazioni, però mi arriva il pallino, però io posso, il pallino verde è come la Callas che ha avuto quell'opportunità. Dopodiché, se io, come è stata la Callas, col suo talento, ha approfittato e quindi ha incrementato il suo successo. Se io invece, come dire, ho scarso talento, quindi il talento è fondamentale per avere il successo, ma dipende dal pallino verde che mi deve capitare. E nel frattempo non mi devono capitare i pallini rossi. Morale della favola, se mettete tutti insieme, che cosa abbiamo trovato noi per andare al sodo in questa simulazione? Prima cosa che abbiamo trovato dopo i 60 anni, quindi sta popolazione partivano tutti uguali come livello di capitale iniziale, alla fine della simulazione il capitale era distribuito a legge di potenza. Cioè c'erano la maggior parte che avevano perso addirittura, partivano da 10, avevano capitali bassissimi, 0,000, la maggior parte sotto. Poi c'erano un numero sempre minore di miliardari, diciamo, di persone di estremo successo che avevano un capitale anche migliaia di volte maggiore della media. C'erano arrivati partendo da 10, erano arrivati a 5.000, 10.000 unità, 20.000, 60.000, 100.000, eccetera. Quindi estremo successo. A questo quindi, intanto, primo fatto stilizzato, quindi già il modello ci dice che ha catturato quello che accade nel mondo reale, cioè che alla fine c'è una distribuzione ricchezza a legge di potenza. Attenzione, però qui interviene il modello, ci dà la possibilità, siccome noi sappiamo, il talento l'abbiamo dato noi agli agenti, quindi sappiamo a questo punto, possiamo andare a vedere se le persone che hanno avuto quell'estremo successo erano le più talentuose, erano quelle che in partenza avevano il talento maggiore o no, cosa che nel mondo reale è più difficile fare, ma perché nel mondo reale noi diamo per scontato che la persona che ha il grande successo, per i motivi che abbiamo detto prima, abbia anche il grande talento. Lo misuriamo il talento dal successo e quello è l'errore. Nel nostro modello noi andiamo a vedere e cosa abbiamo scoperto? Che la stragrande maggioranza delle volte le persone di successo molto grande avevano un talento nella media o leggermente, come dicevo prima, leggermente superiore alla media. Se vai a guardare le persone invece di grande talento, quasi mai raggiungevano grandi livelli di successo. Spesso erano anche tra quelli che addirittura. Se invece, quindi la correlazione, mettiamola così, la correlazione tra il talento e il successo non c'era. Sicuramente, ripeto, un po' di talento ci voleva, cioè non trovavamo mai persone di scarsissimo talento e grande successo, ma non c'è una correlazione, cioè le persone di più grande successo non erano praticamente mai quelle di maggiore talento. Prima cosa che quindi abbiamo verificato. E questo, ripeto, è una prima, diciamo, una prima osservazione, quindi questa assenza di proporzionalità, diciamo, tra talento e successo, quindi la legge di potenza. Quindi la legge di potenza, quindi è il fatto stilizzato, diciamo, che noi dovevamo riprodurre perché altrimenti non sarebbe stata verosimile, diciamo. Se avessimo trovato una distribuzione gaussiana della ricchezza del successo non sarebbe stata credibile. Due, quindi le persone di maggiore successo, ripeto, non è correlata col maggiore talento. Tre, a questo punto diciamo, allora se non è il talento, no, chi ha prodotto, diciamo, no, chi ha prodotto questo grande successo? E se invece siamo andati a guardare la correlazione invece tra fortuna e successo, o tra sfortuna, perché c'erano anche i pallini rossi, è insuccesso. E lì è fortissima. Cioè, tu vedi che alla fine
le persone e quasi mai è impossibile trovare una persona sfortunatissima di grande successo. Invece trovi tutte le persone di grande successo, sono persone con talento nella media, ma che hanno avuto talmente tante opportunità che alla fine qualcuna hanno dovuta sfruttare. L'hanno saputa sfruttare, poi con meccanismo, attenzione, importante, moltiplicativo. Se non ci fosse il meccanismo moltiplicativo, non raggiungi quell'enorme successo, raggiungeresti un piccolo successo. E quindi queste sono le due cose. Uno, la casualità delle opportunità, e due, l'effetto moltiplicativo che ti porta alla valanga, l'effetto valanga, non l'effetto domino. Se non ci fosse l'effetto domino, il rich get richer, il ricco diventa sempre più ricco, non ce l'avremmo. Viceversa, persone anche di grande successo, ma che non, di grande talento, ma che non hanno avuto, non solo non hanno avuto pallini verdi, ma alcuni poveretti abbiamo visto hanno avuto una sequenza di pallini rossi bestiali, una sequenza di sfighe, no? Mostruosa. E questo è chiaro che alla fine, no? Tutto il talento del mondo, ma se hai solo sfortuna e non hai neanche un'opportunità, non riesci a metterla a fuoco. Quindi, morale della favola, il talento è necessario, ma non sufficiente per raggiungere il grande successo. Tra una persona di grande talento ma sfortunata e una persona di talento nella media, quindi non bassissima, ma nella media e molto fortunata, vince a mani basse la seconda. Sono i secondi, persone di talento, persone anche mediocri, chiamiamole, ma molto fortunate. E qui ripeto, la fortuna, se allarghiamo il campo, può essere anche, tornando al discorso di prima, dove nasci, che carattere, cioè, se nasci in un ambiente con opportunità, se hai delle opportunità di partenza, eccetera, ma anche poi le devi trovare, cioè devi trovare nell'arco della tua vita delle situazioni e non devi avere quelle sfortune, che anche una singola sfortuna, due, tre, quattro sfortune di seguito ti fanno dimezzare esponenzialmente il capitale. Quindi, morale della favola. Noi siamo in balia, molto più in balia del caso, di quello che ci piace ammettere. Per questo la famosa narrazione, la fallacia narrativa, no? Che poi c'è chi anche la chiama si chiama hindsight bias, cioè il bias del senno di poi. Cioè col senno di poi uno dice, sì, quello che no, è diventato multimiliardario, eccetera, vuol dire che era un genio, ma perché lo diciamo, lo valutiamo dopo che già ha avuto successo. Poi c'è la famosa. Questo è un esempio che faceva Taleb, il famoso esempio della scimmia poeta, no? Forse l'avete sentito parlare immaginate queste scimmie che miliardi e miliardi di scimmie con l'esempio originale, con le macchine da scrivere, adesso si potrebbe dire col computer, che battono a caso i tasti del computer, no? Con miliardi e miliardi di scimmie, con un tempo indefinito a disposizione, prima o poi può capitare che c'è una scimmia che tira fuori, questi miliardi, che tira fuori il primo canto dell'inferno di Dante. Questa qua, ah, guarda, c'è quella scimmia che ha fatto il primo canto dell'Inferno di Dante. Ah, guarda la scimmia poeta, bellissima, questa qua la scritturiamo subito, subito i pubblicitari. Ah, no, questa qui la voglio nel mio spot, questa qui gli diamo lo studio per lavorare, eccetera. Qual è la probabilità che la scimmia poeta, messa a lavorare con tutti gli onori e con tutte le facility, vi produca anche il secondo canto dell'Inferno? Ovviamente si capisce, è ovvio che batteva a caso i tasti. Su miliardi di scimmie, alla fine una che batte l'inferno la trovi, ma la probabilità che la stessa ti batta anche il secondo canto dell'inferno è praticamente nulla, è uguale a quella degli altri. Cioè, la morale qual è? Che in un mondo in cui ci siamo, no? Perché in un mondo con 10 persone, in un mondo con tantissimi, sono effetti statistici, in un mondo con tantissime persone, dove il talento è gaussiano e quindi la stragrande maggioranza di persone ha un talento nella media. E poi gioca dietro le quinte l'effetto amplificatore del rich get richer e soprattutto il caso nelle opportunità. Sì, ci sono, ripeto, 3.000 fonti di casualità, di incontri casuali, di dove nasci, delle persone che conosci, eccetera. Questi fatti messi assieme fanno sì, ripeto, che la stragrande maggioranza di persone che ha un talento nella media, quindi statisticamente ce ne sono molti di più che hanno un talento nella media, la probabilità che ad essere molto fortunati sia uno di questi, che sono la maggioranza, è molto maggiore che ad essere Certo. molto fortunato sia una persona che già c'ha pure un grande talento, perché avere un grande talento già è statisticamente raro, no? Avere contemporaneamente un grande talento e una grande fortuna nella vita è molto più raro che non avere un talento nella media, che ce l'hanno tutti, ce l'hanno molte più persone, e una grande fortuna. Non so se mi sto spiegando. Sì, è Cioè, più importante la fortuna del... Sì, no, è due. chiaro che E è quindi chiaro il là, discorso. due cose improbabili, là te ne basta una, che è la Sì, fortuna. sì, sì.
Assolutamente, è chiaro. E poi anche la cosa della fallacia narrativa mi ha fatto venire in mente. Ah no, mi sono bloccato io? No. No, professore. C'è questo fenomeno. Abbiamo un mucchietto di blocchini. Però ho Ecco. tolto l'Alessandro Pluchino, quindi non sapremo mai. Vabbè, No, vediamo. stavo dicendo Sì, la stavo parlando sopra, non so, della Sì. fallacia narrativa è anche qualcosa che colpisce probabilmente gli storici. Perché loro dicono, che ne so, 1789, Rivoluzione Francese, se tu vai a vedere i diari del 17, non so, documenti di 2 anni prima, sembrano tutti rivoluzionari. Esatto. Ma la rivoluzione non c'era ancora. Assolutamente. E poi riflettevo sulla cosa appunto del talento. Cioè nel senso che qui magari, non so, l'esperimento che avevate pensato, c'era una scala di talento, che ne so, specifico, che ne so, potrebbe essere la No, bravura. no, questo è un talento, come ho detto, si può, come dire, interpretare come si vuole, perché talento inteso, ripeto, come capacità di sfruttare un'opportunità. Quindi se uno lo considera, no, se Ok, considera un ambito musicale, sarà un talento musicale. Cioè, se uno considera un ambito scientifico, sarà un talento scientifico. Se uno considera un ambito finanziario, sarà un talento nel fare soldi. Quindi non ci interessa la specificità. Può essere un talento di scrittore, eccetera. Cioè, però quello che il punto è che dopo che, quella è la fallacia, dopo che già, come dire, tu hai sfondato, poi ti viene molto più facile sfondare. Cioè, Dan Brown, che come tutti sapete è diventato uno degli autori che ha venduto di più nella storia, Dan Brown è diventato famoso col Codice da Vinci. Dopo il Codice da Vinci, chi più o meno ha seguito Dan Brown a partire dal Codice da Vinci, poi si è andato a, poi sa che lui ha scritto Angeli e Demoni, Crypto, e c'è una serie di libri, molti erano convinti che li avesse scritti dopo. Invece, i primi 3-4 libri che sono stati pubblicati dopo il Codice da Vinci e che tutti hanno comprato sulla scia del successo del Codice da Vinci, lui li aveva scritti prima del Codice da Vinci, ma non li aveva, Certo. diciamo, lasciatemi il termine, non li aveva considerati nessuno. Appena ha sfondato il Codice da Vinci, e tutti, cioè, giustamente, gli editori hanno detto: beh, ora ci ripubblichiamo. Cosa voglio dire, no? C'è il discorso che facevo prima. Cioè, alla fine uno cosa deve pensare? Che insomma, se la domanda è, ma che poi hanno venduto milioni di copie anche quelli, no? La domanda è, uno prende Angeli e Demoni, che prima del Codice da Vinci non ha venduto niente, quasi niente, e dopo ha venduto milioni di copie. È un romanzo geniale o no? Cioè, questa è la domanda. Cioè, voi capite che Sì. non ha una risposta se è un romanzo geniale, diciamo, un romanzo. Qual è il valore? Capite che se il valore lo misuriamo dal successo, e non da un valore intrinseco, dovremmo prima del Codice da Vinci dovremmo dire che non aveva nessun che era un romanzetto da quattro soldi, e dopo dovremmo dire che era un capolavoro. Sì, Non so se mi sto spiegando. ma la Chiaro maggior che parte ma il degli romanzo è autori che sempre quello, eh. Quindi c'è un paradosso. sì. La maggior parte degli autori che studiamo anche a scuola e letteratura È così, è così. ma è Non tutto so, però. Italo Svevo è diventato famoso con La coscienza di Zeno e poi hanno ripescato i libri Ma di prima. Camilleri è diventato famoso a 70 anni, cioè praticamente, cioè, allora tutto, allora prima, cioè a 70 anni è diventato un genio, e prima non... Ma questo in tutti gli ambiti, ragazzi. Cioè Einstein, cioè fino a che non ci fu la famosa spedizione, voi sapete che la relatività, cioè Einstein aveva scritto la relatività ristretta nel 1905, non l'aveva, cioè lo conoscevano quattro all'interno, ma stava più sui cabasisi, per usare i termini di Camilleri, a quelli della comunità scientifica. Non è che Einstein, uno pensa oggi, Einstein ha appena pubblicato una teoria rivoluzionaria che oggi sappiamo essere vera e rivoluzionaria, nel 1905, a 26 anni. Uno che non conosce la storia di Einstein può pensare che già subito è stato acclamato come un genio universale. Manco per niente, anzi, stava sulle balle a tutta la comunità, cioè lo vedevano pure male, e perché hanno capito che, insomma, era uno che poteva fare strada e andava contro alcune cose dell'epoca. E quindi era tenuto assolutamente, non lo conosceva nessuno. 15 anni dopo, quando 10 anni dopo, quando lui ha scritto La relatività generale, anche lì ancora stava ancora più sui, cioè, che oggi è la teoria che ci permette di studiare l'universo a tutte le scale, quindi la teoria della deformazione dello spazio-tempo, le curvature, tutti i film. Bene, all'epoca, quando uscì anche questa sua seconda volta,
manco per niente, non è che tutti, ah, il genio Einstein, assolutamente no. Poi che successe? Che ci fu un'eclisse di sole, perché lui prevedeva uno spostamento di, no, la luce che devia, diciamo, che era una cosa assurda all'epoca. E l'unica opportunità di vedere la deviazione della luce era durante un'eclissi di sole, vedere se poi la posizione delle stelle, che stava dietro la luce devia perché c'erano delle masse, no? Cioè, la teoria di Einstein dice che i raggi di luce vengono curvati dalla massa, perché in realtà è lo spazio-tempo che si curva. E se voi prendete l'eclissi di sole, una stella che sta dietro il disco del sole durante un'eclissi, quindi c'è il sole, la luna di sopra che fa l'eco, la terra che fa l'eclissi, e praticamente le stelle che stanno dietro non si dovrebbero vedere, perché stanno dietro. Secondo la teoria di Einstein, in realtà il fatto che la luce viene curvata significa che la luce che dovrebbe stare dietro in realtà viene curvata, cioè comincia a ruotare attorno, no? E quindi in teoria sul bordo si dovrebbero riuscire a vedere delle stelle che normalmente stanno dietro, e durante l'eclissi non si vedono nella loro posizione, ma si vedono spostate a causa di questa curva. Soltanto con un'eclissi questa cosa si poteva verificare. E guarda caso, dopo, mi ricordo ora, dopo 1 anno, 2 anni, che Einstein ha proposto la sua teoria, che ripeto, non era assolutamente, non l'aveva già eletto a genio universale della fisica, ma come dire, era pure avversata. Si venne a sapere che in Sudafrica ci sarebbe stata un'eclisse, anche lì, sempre per caso c'è stata l'eclisse. Un grande astronomo a quei tempi sperimentale, astrofisico, si prese l'incarico, trovò i fondi, e prese l'incarico di fare una spedizione sperimentale, perché non è che Einstein era un teorico, non è che andava lui a fare l'esperimento. Ci voleva a quell'epoca, tutta una serie, nel 1917, 18, non mi ricordo esattamente l'anno, per fare, quindi bisognava partire, fare tutta la spedizione, andare a fare le misure precise, quindi se ne incaricò questo Arthur Eddington, che era uno degli astronomi più influenti dell'epoca, ma come dire, non era scontato che se ne interessasse. Se uno va a vedere, poi potrebbe scoprire che ci sono state delle eventi casuali che hanno portato Eddington lì. Eddington va lì, quindi giusto giù, durante l'eclisse, e misura esattamente lo spostamento previsto da Einstein. A quel punto Einstein diventa Einstein. Cioè Einstein diventa Einstein solamente, esattamente come parlavamo prima, coscienza di zero. Cioè per i grandi spesso diventano grandi dopo un evento specifico, ma molto spesso quell'evento, il perché quell'evento è stato, no, è determinante, è perché è capitato al posto giusto, al momento giusto, perché tornando all'esempio di prima, perché il codice, non è che il codice da Vinci è meglio di Angeli e Demoni, è meglio di Cripto, probabilmente no, cioè è un altro argomento, però prendeva, ha beccato un argomento che era quello della Chiesa, insomma, aspetti esoterici, cose eccetera. Tra l'altro, tutte le tesi del Codice da Vinci erano già state pubblicate negli anni Ottanta in un saggio che molto pochi conoscevano, il Santo Graal, traduzione in italiano, di Bigand, Lincoln e Lee, che erano tre esoteristi che raccontavano una storia alternativa, eccetera, che poi è quella che Dan Brown mette nel suo romanzo. Quei tre che avevano già pubblicato e che era semi sconosciuto quel libro che è ripreso paro paro da Dan Brown, gli hanno fatto pure la causa, non so se la sapete questa, hanno fatto causa, ma tu hai copiato le nostre cose, ha vinto Dan Brown perché loro hanno presentato le loro tesi come un saggio, cioè non è che loro hanno scritto un romanzo, loro hanno presentato come saggio storico, cioè perché loro volevano sostenere che era vero quello che scrivevano, non è che diceva è fantasia, no, è vero, e questo si è rivolto contro di loro, perché se sono fatti storici io li posso utilizzare, cioè non è che uno c'ha sui fa se voi dite che è vero e che questa è storia, non è che potete mettere il Certo. copyright potete mettere il copyright sul romanzo, ma non su eventi storici. E quindi alla fine ha vinto Dan Brown. Ma ripeto, il momento evidentemente era giusto. Cioè, quindi Angeli e Demoni, scritto prima del Codice da Vinci, non ottiene lo stesso effetto. Il Codice da Vinci, evidentemente, scritto al posto giusto, al momento giusto, c'ha un successo planetario, dopodiché tutto il resto viene a cascata. Così come un altro esempio classico è Harry Potter, no? Il famoso Harry Potter, che è anche quella che ha reso la sua autrice più ricca della regina Elisabetta. Ma se uno va a vedere Harry Potter, Harry Potter è la pietra filosofale, ci hanno fatto poi anche il film, quindi poi questo fatto è diventato noto. Cioè la scrittrice era una poveraccia, una poveretta che girava, l'aveva lasciata il marito, aveva avuto un figlio, una ragazza madre, scriveva, aveva scritto sto manoscritto, anzi aveva scritto anche altri, cioè. Quando ha pubblicato il primo, già aveva scritto anche gran parte delle altre puntate, diciamo così, che poi ha pubblicato dopo, ma ce le aveva in una borsa, cioè in una valigia, e uno non li pubblicava, due, non anche volendo, non trovava nessuno che glieli pubblicasse. Poi è stata convinta dalla sorella, dice, ma guarda che questa cosa non è male, cioè manco lei ci credeva. E
cioè, la scriveva nelle tavole calde, aveva scritto questa cosa. Cerca di pubblicarla e trova tantissimi editori, cioè il suo sponsor cerca poi gli editori, che lì funziona, tu c'hai il manager, poi il manager cerca gli editori, rifiutano, cioè la stragrande, cioè, mi ricordo quanti rifiuti ha avuto, 9, 10, 11, c'è gente che ha letto, uno pensa, è come il discorso di Einstein, tu dici, ma c'è la teoria, subito riconosci che sei Einstein, cioè leggi Henry Potter, un libro che ha venduto anche lì nella storia, uno dei più grandi successi della storia dei libri per ragazzi, appena lo leggi devi riconoscere che è un capolavoro, manco per niente. Nessuno riconosceva che era un capolavoro. Per caso, c'è tutta una storia di dietro. C'è la segretaria di uno di quelli, se lo legge così, si convince che è bello, convince il suo capo a pubblicarla, una oscura, casa editrice londinese. Dopodiché, questa ha fatto un perno all'otto, perché questa casa editrice, da quel momento, come dire, nasce. Cioè, per Ha dire, beccato il pallino verde. ha beccato il pallino. Poi, Così. no, ha saputo sfruttare, cioè se quella non l'avesse, è chiaro che se Dan Brown non avesse scritto il codice da Vinci, se quella se ne stava a casa e non scriveva, cioè è chiaro che uno le Sì. cose le deve fare, ma è necessario, ma non sufficiente fare qualcosa, perché, cioè quanti gruppi ci Certo. saranno, come per chiudere, quanti gruppi ci saranno ora per andare all'estrema attualità, bravi come i Maneskin, sto facendo un esempio, no? Ora i Maneskin, successo planetario, benissimo, sono bravi. Ma qua il punto non è che loro sono bravi, benissimo, ma il successo è, uno, il successo che stanno avendo è proporzionale alla loro bravura rispetto ad altri che magari suonano, come dire, ancora come suonavano loro fino a qualche anno fa. Quante altre persone, no? Quanti altri gruppi magari sono altrettanto bravi, ma non hanno avuto l'opportunità, non sappiamo come, beh, se, cioè, X Factor, eccetera. Però se uno va a ricostruire le storie, ti accorgi che, come dire, non è sufficiente essere bravi, perché sennò tantissimi ce ne sono bravi, magari come te o più bravi, che non hanno lo stesso successo. Questo è il punto. Poi ce n'è qualcuno che si amplia. Dopodiché la meritocrazia dice, oppure la nostra società, dove che c'è il modello winner take all, quindi il vincitore si deve prendere tutto, e quindi noi dobbiamo dire che il successo planetario dei Maneskin si prendono tutto loro, guadagneranno poi milioni rispetto a quelli che. Questo è il punto, cioè, ma la società è un modello realistico, questo del primo che arriva si prende tutto, cioè c'è una giustizia dietro, ma la giustizia, come dire, magari non frega nessuno, ma se ci fosse una giustizia uno dovrebbe andare a riconoscere il ruolo delle circostanze esterne nel successo delle persone. Certo. Questo è difficile farlo. E poi anche, non so se Samu vuole dire qualcosa, se no volevo. Ma sì, io, cioè, proprio cambiando però campo, leggendo l'introduzione del suo libro, la cosa che mi aveva incuriosito era il punto in cui lei dice: siamo arrivati a un punto in cui ci deve essere un salto. Un salto quantico, se non so se dico bene. Io cerco di evitare questa cosa dei salti quantici, no? Intanto qua parliamo del libro della firma della complessità, nell'introduzione. No, salto quantico sicuramente non lo utilizzo. È un termine che spesso si usa un po' a sproposito, no? C'è gente che per tutto. Ecco, la parola quantico, diciamo, è una delle parole più abusate, diciamo, nella storia, diciamo, no, della scienza, ma nella storia della pseudoscienza. Non lo so a quale cosa si stava riferendo, il salto e di che cosa, che magari non era. Dice, siamo arrivati a un punto dell'umanità in cui succede, cioè dobbiamo decidere cosa, se andare avanti rispetto a civiltà che si sono estinte, invece abbiamo la possibilità di andare avanti. E poi appunto questa cosa la collegava al fatto di una mente che collegava tutte le menti degli individui. Ah, ma quindi non nell'introduzione, però. Era La nell'introduzione? premessa però, cioè questo collegamento era scritto, vabbè, magari non ricordo male. Io. Perché poi, come dire, questo tema è sviluppato alla fine, forse. Sì, che ha sviluppato alla fine, sì, infatti, cioè, volevo capire, cioè, sentire da lei come questa cosa fosse, come questa cosa dell'unione degli individui in una unica, diciamo, mente, coscienza, comunque. Come lei La domanda, cita.
Ecco, se questa è la domanda finale per chiuderla in pochi minuti, non è proprio la domanda giusta, perché, come dire, dovrei parlare un'altra volta. Perché in realtà tutto il libro, poi, diciamo, il succo del libro della firma della complessità, tornando a quell'argomento, si basa su due concetti. Uno, sul fatto che noi esseri umani, da un certo punto di vista, possiamo essere definiti atomi sociali. Forse questo l'avete visto, probabilmente, sin dall'inizio se ne parla, no? Cioè, è un po' quello che abbiamo detto, sì, i famosi granelli di sabbia, cioè nel rispetto al sistema collettivo, no? Noi siamo come granelli di sabbia nel mucchietto, cioè siamo atomi sociali, significa che i nostri gradi di libertà, diciamo, no? I nostri possibili comportamenti, quando siamo all'interno, vincolati all'interno di una struttura sociale, che può essere si citava prima, l'ingorgo stradale, no? Oppure, come dire, anche qualsiasi evento, qualsiasi processo storico. I nostri, veramente la nostra volontà, come dire, conta poco, diciamo, i possibili comportamenti che possiamo assumere sono molto vincolati. Dico, l'esempio dell'ingorgo è classico, no? Se io sono in un ingorgo, cioè non importa l'identità della persona che sta nella macchina, cioè, no, quando si fa un ingorgo, quello che importa è che ci sono migliaia di macchine, no? In una zona limitata di spazio, e che, non, che come dire, l'unica cosa che possono fare è quando avanza la macchina davanti a me, avanzo anch'io. Cioè, non è che ho grandi. Questo significa avere i gradi di libertà vincolati, cioè non posso fare molto altro. E questo è indipendente da chi sono io, dal mio grado di istruzione, dal mio talento, da tutte le caratteristiche, sono maschio o femmina, che dentro. Non interessa chi c'è dentro la macchina. Tutte le macchine si comportano allo stesso modo in un ingorgo, no? Mentre se non c'è l'ingorgo. Come dire, io ci può essere quello più bravo a guidare, quello meno bravo, chi va di qua, chi va di là, cioè comincia a differenziarsi. Ma quando ci sono delle strutture, no? Delle strutture, de particolari strutture collettive, ecco che la volontà del singolo conta poco. Ora, sull'ingorgo può essere interessante dal punto di vista come nascono gli ingorghi, l'ingorgo fantasma, eccetera, no? Non c'è il tempo di approfondirli qua. Ma quando tu questo discorso si traspone nella storia. E allora dovremmo andare a ripescare, nel mio libro cito un passaggio di Tolstoi, che io cito sempre, di Guerra e Pace, dove Tolstoi scriveva, e qua torniamo e ci ricolleghiamo, che al discorso abbiamo lasciato prima in sospeso, se è veramente Putin, no, il cattivone che ha scaricato la guerra, o ci sono eventi storici dietro delle dinamiche, che è quello che cercavamo di dire, del grande evento, del cigno nero, no? Perché alla fine dell'evento estremo, delle dinamiche in qualche modo inevitabili. Tolstoi scriveva che un re in Guerra e Pace, un re è schiavo della storia. La storia, lo leggo perché non me la ricordo a memoria, la storia che è l'inconscia vita collettiva dell'umanità, sfrutta ogni istante della vita dei re come strumento per i propri fini. I fini della storia. Cioè, Tolstoi, che non aveva studiato sistemi complessi, immagine, eccetera, ma aveva e non sapeva gli atomi sociali, eccetera, non conosceva la dinamica del cigno nero, ma aveva capito che ci sono dei processi storici, che è quello che stiamo cercando di dire sin dall'inizio, no? Che in qualche modo la cui dinamica prende. Quindi, che Tolstoi dice un re schiavo della storia, cioè intende dire, ripeto, che ci sono dei processi collettivi, cioè le dinamiche collettive. In tutti gli ambiti che abbiamo citato sin dall'inizio, quindi da quelli fisici a quelli biologici, a quelli ecologici, a quelli finanziari, eccetera, a quelli sociali, quindi nello scoppio delle guerre, eccetera. Lui parlava un po' di questo: i re di solito fanno guerre, non è che fanno andare. Cioè, i processi collettivi spesso prendono il sopravvento, quasi sempre nei grandi processi, prendono il sopravvento sulle volontà dei singoli. Quindi il singolo, come dire, il singolo re, lui diceva, non è che poi, chiaramente, nel libro di storia, i protagonisti sono il re, la regina, il condottiero, il Napoleone, però, cioè, perché a noi ci piace, come dire, essere protagonisti, ma perché di solito chi scrive il libro è un individuo e quindi si, come dire, guarda al livello degli individui. Se voi avete letto nell'introduzione del mio libro, si fa proprio questa distinzione tra i livelli di descrizione, no? Dice, ma cosa c'è nello stadio? Ci sono particelle elementari, atomi che si muovono, ci sono individui, ci sono gruppi collettivi, cioè, cioè qual è il livello, no? La scelta del livello di descrizione. La realtà è questa: un sistema complesso è fatto da tanti livelli di descrizione, inscatolati gli uni dentro gli altri. Cioè, un individuo. È corretto dire che un individuo è un gruppo di atomi, o un gruppo di cellule, o un gruppo di molecole, o un insieme di organi. È corretto, non è scorretto, però noi pensiamo che l'individuo sia qualcosa di più. Però ci fermiamo a livello poi dell'individuo, no? Come persona,
Ma l'individuo continua a espandersi, diciamo, no? Il Napoleone, cioè, come dire, la figura di Napoleone, visto che era stata citata prima, Napoleone ha convinto, no? Decine di migliaia di persone a seguirlo nelle sue battaglie, nelle sue cose, e quindi evidentemente ha creato da un organismo qual era, un superorganismo, nel libro si parla di questi superorganismi collettivi, che sono, come dire, entità collettive fatte da centinaia, migliaia, no, anche 10 persone, sicuramente più di uno, anche due, anche una coppia è un superorganismo. Ogni qualvolta che c'è una collettività, ripeto, addirittura anche dalla coppia, cioè la vita di coppia, per chi non so se voi siete fidanzati, sposati, eccetera, ma comunque sposati penso di no, ma magari fidanzati sì. Sapete chi fidanza, anche se uno è fidanzato, capisce bene se confronta la sua vita prima e dopo il fidanzamento, che chiaramente nascono tutta una serie di vincoli, no? Semplicemente io, come dire, non me ne posso andare con chi voglio, se no mia fidanzata mi comincia a picchiare quando torno a casa. Quindi banalmente, no? Cioè, anche, ripeto, un superorganismo minimale, come la coppia, il matrimonio, eccetera, per non parlare poi della famiglia, dei gruppi politici a cui uno appartiene, della nazione in cui uno si trova. Cioè, capite che ci sono dei gruppi che in qualche modo vincolano il mio comportamento. Cioè, io, in quanto membro di quel gruppo, devo rispettare alcune regole. Questo è il punto. E quando Sì. io, nel rispettare quelle regole, io riduco i miei possibili comportamenti. Cioè, sembra una cosa innocua, ma questa cosa fa sì che io divento un atomo sociale, cioè che l'individuo riduce la propria complessità e quindi la complessità degli eventi macroscopici non deriva più dalla complessità dell'individuo, che pur complesso è stato ridotto nei suoi comportamenti, ma deriva da come gli individui si incastrano tra di loro. Non abbiamo parlato di tutta la parte dei network, delle reti complesse, che è tutto un aspetto oggi grandemente in voga, c'è una moda delle reti complesse, perché è importante. Abbiamo parlato degli aspetti dinamici, la dinamica del cigno nero, il mucchietto di sabbia, ma c'è tutta la controparte cosiddetta topologica che è fondamentale, cioè la struttura delle relazioni tra i nodi di un sistema complesso, dove i nodi possono essere individui, cellule, tutto quello che volete. Quindi un sistema complesso, anche le reti, come la dinamica che abbiamo chiamato, ripeto, del cigno nero, si applicano a tantissimi sistemi. La stessa struttura di collegamenti, di relazioni tra i nodi di una rete vale se stiamo parlando di una rete biologica, di una rete sociale, di una rete economica, di un ecosistema. Cioè, è un altro modo di descrivere il sistema complesso. E queste reti hanno delle proprietà strutturali, che addirittura Parisi ha usato per descrivere gli stormi di uccelli, come sono collegati tra di loro gli stormi. Ha fatto il libro questo Stormi di Stormi, c'è un capitolo del mio libro che è dedicato anche a questo. Anche questo è un capitolo, non possiamo aprire adesso perché siamo alla fine, ma come dire, quello che è importante in un sistema complesso spesso non è la complessità del nodo, ma come sono collegati tra di loro questi nodi. Ciò che rende complessa una rete complessa rispetto a una rete non complessa non è che il nodo della rete complessa è complesso e il nodo della rete non complessa non è complesso. No. I nodi sono sempre nodi, i link sono link, ma è come sono collegati tra di loro che rende complessa la rete. E guarda caso, una rete complessa è una rete, per tornare al tema iniziale, che non è né completamente ordinata né completamente disordinata. Dove per rete ordinata si intende una rete, per esempio, dove ogni nodo è collegato con i suoi vicini, per esempio, no? E quindi una rete, se uno la mette in un cerchio, tutti i nodi, trovi ogni nodo, è tutto ordinato e collegato, un reticolo regolare, diciamo così. Una rete disordinata, invece, è una rete dove ogni nodo è collegato a caso con un certo numero, una rete random, completamente random. Bene, le reti complesse non sono né l'una né l'altra, esattamente quello che dicevo prima. Per avere una rete complessa devo trovarmi al confine, all'edge of chaos, al confine tra questi due. E cosa trovo al confine tra ordine e disordine? Reti complesse che hanno, per esempio, le distribuzioni dei nodi, cioè ogni nodo quanti link ha, si chiama la distribuzione del grado, diciamo, dei nodi, cioè ci sono nodi che possono avere pochi link, torniamo sempre al discorso della ricchezza, no? Nodi poco ricchi di link, poveri di link, e nodi ricchi di link, sono i famosi hub, no? Un hub è un nodo con tanti link. Se parliamo di aeroporti, un hub aeroportuale è uno che ha ogni link sono delle rotte, sono dei voli che collegano ad altri aeroporti, quindi sono gli hub e ci sono gli aeroporti periferici. Ebbene, indovinate se uno fa la distribuzione del numero di link, cioè quanti sono i nodi che hanno un certo numero di link, quindi quanti sono i nodi poveri e i nodi ricchi, che cosa troverà mai
come forma della distribuzione, quale legge troverà? La legge di potenza, anche qui. Cioè ci sono, ripeto, tantissimi nodi poveri e pochissimi ricchi. E quindi vedete che ritroviamo sempre lo stesso schema nella complessità. E questo ovviamente, poi ci sono tante altre, come dire, dettagli strutturali delle reti complesse, però vedete che ritornano, no? Ritornano sempre gli stessi, e quindi significa che questo tipo di struttura, con pochi hub collegati, poi con i legami di lunga distanza, con delle comunità di nodi strettamente collegati, unite tra di loro, questo tipo di struttura vale per qualunque sistema complesso, che sia biologico, che sia sociale, che sia economico, e quindi anche qui troviamo l'interdisciplinarità, e quindi torniamo al discorso che la complessità è un argomento estremamente interdisciplinare. E quindi, non mi ricordo ora dove eravamo partiti, per concludere, quindi. Un sistema complesso non è complesso perché gli individui sono complessi, ma è complesso per le relazioni. Gli individui, anzi, spesso vengono ridotti nelle loro possibilità e quindi vengono un po' trascinati dai processi storici, dai processi economici, dai processi. E che è una cosa che non ci piace, perché a noi ci piace pensare che torniamo al discorso del talento, ci piace pensare che il successo è merito nostro, che quello che succede è che i processi storici sono meriti degli individui e quindi noi raccontiamo le storie sempre dal punto di vista degli individui, del capo che comanda, la colpa sua è colpa sua, lì è colpa di Putin che fa, ma lì probabilmente ci sono dei processi storici. Ma questo non significa, come dire, togliere responsabilità agli individui. Gli individui, come dire, si devono prendere le loro responsabilità, ma molto spesso, come dire, ma lo dicevo Tolstoi, un re è schiavo della storia, poi il re lo deca decapitano il re, non è che possono decapitare la storia, no? Ma è colpa della storia se c'è stata. Ho capito, ma se poi beccano il re, decapiteranno lui. Così come beccano Napoleone, come dire, in esilio ci hanno mandato Napoleone, o se beccano Mussolini o Hitler, eliminano i. Ma quanta responsabilità? Non è una deresponsabilizzazione, ma è capire che ci sono delle dinamiche storiche, economiche, che spesso condizionano il comportamento di masse di individui. E noi, in mezzo a queste masse, spesso ci comportiamo, come dire, pensiamo di avere il dominio delle nostre vite. Questo è un po' l'argomento, un po' anche poi finale del libro della complessità, cioè che è quello a cui si faceva riferimento prima. E quindi l'unica salvezza nostra, che poi, e quindi per chiudere veramente con la cosa finale, dove si parlava di questo, no, superorganismo globale. E forse io, come dire, visto che siamo in qualche modo, no, schiavi dei superorganismi economico-finanziari, che possono essere le multinazionali, grandi gruppi, non per andare al complottismo, ma cioè, come dire, i complottisti una parte di ragione ce l'hanno, ma magari pensano sempre al singolo individuo, no? Al Bill Gates della situazione, al Soros, no? Eccetera. Ma in realtà non si capisce spesso che anche questi sono pedine, no? I veri motori, diciamo, delle cose, spesso sono. Veramente i grandi gruppi, ma che, cioè non è nessun individuo, non è veramente nessun individuo il colpevole, ma il gruppo che porta a questo. Gli interessi convergenti. E creare un unico gruppo, come dire, un'unica mente globale che forse abbia come, cioè che alla fine invece di dilaniarsi tra i vari gruppi che alla fine combattono sempre un po' tra di loro, alla fine un unico gruppo, sto semplificando perché chiaramente non possiamo, ma magari per stimolare la lettura del libro. Alla fine, forse, se veramente riuscissimo a interpretare l'intera biosfera come un unico corpo, no? Perché poi alla fine questo è come un qualcosa che emerge da un'unione, diciamo, di tutti, quindi un ipotetico governo mondiale, eccetera, forse questa potrebbe essere l'unica strada per qualche modo impedire, ma se ci arriviamo prima dell'autodistruzione, per impedire che invece i particolarismi. In qualche modo, sto tornando a un linguaggio più, anche se lì si parla di superorganismi, proprio autoassertive, integrative, eccetera, ma come dire, per far vincere la cooperazione rispetto alla competizione delle parti. Cioè noi in questo momento, per chiudere, il nostro pianeta è come se fosse un corpo umano, cioè il corpo umano perché sopravvive? Perché gli organi non è che combattono tra di loro, cioè non è che il mio fegato se la prende col rene, il rene invade la cistifellea, cioè in realtà. Sulla Terra noi facciamo esattamente, cioè la Terra dovrebbe essere un unico grande, enorme organismo di cui dovremmo essere interessati a mantenere, a salvaguardare, ma è come un grande corpo in cui gli organi, che sono le singole nazioni, i grandi gruppi economici, eccetera, co compe sono in competizione tra di loro, in competizione estrema, cioè quello invade l'altro, quello vuole distruggere l'altro, l'altro vuole economicamente, chi lo vuole fare militarmente, chi lo vuole fare, ma come dire. Ci sono interessi finanziari, economici e geopolitici che mettono gli uni contro gli altri. Ma ripeto, è come un corpo in cui invece di cooperare i singoli organi per la vita collettiva del corpo, invece, come dire, si dilaniano gli uni contro gli altri. E
Quindi l'unica soluzione dovrebbe essere quella di capire questo e di creare un corpo. Magari ci saranno intelligenze artificiali che magari uniranno tutto. Si Questo. vedrà. Ah, no, non ci Beh, voglio arrivare perché qua apriamo un altro è un'altra parentesi. intelligenza artificiale. Volevo fare un'ultima domanda da un minuto, proprio così. In realtà è una domanda un po' complessa, forse. Secondo lei qual è il senso della vita? Me ne vado. Dell'ultimo minuto, il senso della vita mi ricorda i Monty Python. Non so se conoscete il famoso gruppo, c'è Qualche proprio un video. famoso film Monty Python, un gruppo insomma un po' così particolare, diciamo, di umorista inglese, si intitola Il senso della vita. E qual è il senso della vita? Quando andiamo sulla filosofia, diciamo, sull'aspetto filosofico, abbiamo un po' decontestualizzato. Cioè, quello che posso dire è che chiaramente, alla fine essere consapevoli di tutte le cose di cui, insomma, ci siamo raccontati oggi, è chiaramente una qualche influenza, no, sul senso della vita ce la può avere, no? Perché se uno, per esempio, si accorge che per non cambiare tema, diciamo, per rimanere legati un po' alle cose che abbiamo detto. Se uno si accorge che in qualche modo, per esempio, il successo non dipende solo da me, no? Ma se io ho avuto successo dipende anche dagli altri. Quindi forse concentrare il senso della vita nell'arricchirsi o nell'avere grande successo comincia a perdere un po' di interesse, perché se io veramente mi convincessi che alla fine non può dipendere solo da me, e quindi se io ho raggiunto un grande successo, in qualche modo devo farne partecipi anche gli altri, magari non so chi, perché è difficile anche individuare quali sono stati, no, i singoli anelli della catena che mi hanno portato lì, però co come dire, riconoscere, no, che il contesto ha fatto molto, che anche da dove sono partito è stato importante, eccetera, mi potrebbe forse rendere un po' più altruista e quindi potrebbe spostare, no, la mia percezione del senso della vita verso, come dire, dinamiche più altruistiche, non dinamiche, quindi non ho senza avere bisogno di farlo in base a una qualche credo religioso, no? Perché purtroppo si finisce sempre nel pensare che poi alla fine, no, siano soltanto dei punti di vista, alla fine una percezione religiosa, come spesso si dice, al di fuori, no, della religione, in qualche modo vince soltanto la legge del più forte, quindi ho bisogno di una qualche tipo di fede, no, per comportarmi in un certo modo. Non è detto, cioè una percezione ecologica, perché poi alla fine questo è un po' quello che Friedrich Capra chiamava, un po' di quello di cui abbiamo parlato, la percezione del mondo come un insieme di sistemi complessi collegati tra di loro, dove ogni, no, dove ogni cosa che succede in un punto, sia per la dinamica del cigno nero, sia per i collegamenti della rete complessa, può condizionare quello che succede agli altri punti, è quella che si chiama una prospettiva ecologica, nel senso più profondo, cioè capire che siamo tutti parte, tutti, non solo gli esseri umani, ma anche gli altri esseri viventi, quindi dà una prospettiva, no? Dove chiaramente, parlavo di prima, delle due tendenze fondamentali qua dovrei dire un termine che ancora non è uscito, ioloni. Ioloni sono, visto che si è parlato di gerarchie, no? I sistemi complessi sono gerarchici, quindi l'olone è un qualche cosa che è un tutto rispetto alle sue parti, ma una parte rispetto al tutto. Quindi noi, per esempio, siamo un tutto, noi individui siamo un tutto rispetto alle nostre cellule, che fanno parte di noi, ma siamo una parte rispetto a una società complessa. E quindi ogni olone, il problema qual è? Che ogni olone ha una tendenza autoassertiva, cioè, come dire, ha una tendenza egoistica, mettiamola, no? A prevalere, a imporsi come tutto rispetto alle sue parti, e noi lo facciamo con le nostre cellule, cioè noi sulle nostre cellule abbiamo un dominio, no? Quindi se io mi voglio tagliare le unghie, o mi volessi tagliare un dito per farla ancora più, come dire, lo posso fare a scapito delle mie cellule. Bene. E quindi questa è la tendenza autoassertiva. Poi c'è la tendenza integrativa, cioè quella a integrarsi nel tutto di cui facciamo parte. E questa è quella che dovrebbe in qualche modo darci una percezione, aprirci nei confronti dell'ecosistema e quindi delle cose. Ora, qual è il problema? Che quando le due tendenze sono in armonia, il tutto è armonioso. Prima facevo l'esempio, sottintendevo questo, non l'ho parlato, ma ormai lo dico visto che ho citato i coloni. Cioè, il corpo umano perché funziona? Cioè, perché noi siamo in vita e ci manteniamo in vita? E comunque la selezione naturale ha fatto, ma non solo umano, diciamo, tutti gli organismi viventi funzionano. E quindi, come dire, hanno avuto un successo evolutivo e quindi durano un certo numero di anni, campano un certo numero di anni, proprio perché sono in equilibrio, perché non dipende da loro, c'è un equilibrio tra le proprie parti e il tutto, cioè i nostri organi concorrono a mantenerci in vita. Quello che dicevo prima non è che litigano tra di loro, cioè quindi capiscono ogni organo, le cellule di un organo
avrebbero una loro tendenza autoassertiva, cioè a imporsi le cellule del fegato come cellule dominanti, però non hanno questa tendenza a scapito degli altri. Capiscono che mi devo, se devono fermare lì, che poi ci saranno le cellule appunto del rene, le cellule dei polmoni, eccetera. Quindi hanno una tendenza autoassertiva perché il fegato deve fare il suo lavoro come fegato, ma poi si deve integrare con gli altri organi per fare il lavoro. Perso. Duplicazione in corso. Ah. Ecco, di nuovo. Finale, vabbè, ci ha beccato proprio sul finale. Ma comunque stavo dicendo, capite la metafora, no? Cioè, Sì, quindi, credo. e quindi gli organi di un sistema, cioè ogni olone, quindi se noi siamo oloni, quindi parti di un sistema più ampio, noi ci possiamo imporre giustamente come individui. Ed è giusto che ci realizziamo, che il nostro senso della vita, per tornare alla domanda, sia quello della nostra realizzazione personale, ma dobbiamo capire che non c'è realizzazione personale se non c'è un equilibrio tra la nostra tendenza autoassertiva, che è quella che ci vorrebbe fare realizzare a scapito degli altri, e quella integrativa, che invece ci fa realizzare con gli altri. Quindi un equilibrio tra le due tendenze è l'unica chiave per fare funzionare il sistema complessivo, perché altrimenti non nessun sistema complesso può funzionare se c'è uno squilibrio tra queste due componenti, perché tutti i sistemi, ripeto, complessi sono gerarchici e tutti i sistemi complessi richiedono per funzionare un equilibrio tra le tendenze autoassertive integrative di tutte queste componenti. Se c'è uno squilibrio in un qualunque punto della gerarchia, è quel sistema, cioè il tumore, se ci pensate, è uno squilibrio, cioè ci sono alcune cellule che come dire, fanno prevalere la loro cellule del fegato, tumore al fegato, cellule del fegato che fanno esattamente il contrario di quello che ho detto prima. Cioè, invece di dire, vabbè, io funziono come fegato, non a discapito degli altri, cominciano a replicarsi, cioè me ne frego delle altre cellule, io mi voglio replicare solamente in quanto cellula del fegato, diventa una cellula tumorale e si crea una massa che a questo punto non ha nessuno scopo, diciamo, dell'organismo e quindi ha solo quello di fare. Ma chiaramente nella metafora è esattamente quello che può succedere a livello sociale, no? Cioè, prima Matrix si diceva che gli esseri umani sono come un virus, no? Diciamo che hanno popolato, e quindi l'intelligenza artificiale faceva bene a eliminarli. Però capite che da un certo punto di vista gli esseri umani possono essere visti come, perché siamo gli unici, l'unica specie che non è in equilibrio con l'ecosistema. Tutte le altre specie, che poi purtroppo si sono estinte, la stragrande maggioranza, il 99% delle specie dall'origine della Terra si sono estinte, e molte di queste la colpa è nostra. Cioè, dell'Homo sapiens in qualche modo, la nostra specie è l'unica che non è in equilibrio col sistema, cioè che fa prevalere la tendenza autoassertiva nei confronti di quella integrativa. Se non acquisiremo questa consapevolezza, se non acquisiremo questo linguaggio, perché capite che ci vuole uno sforzo, noi 2 ore stiamo parlando, no? Cioè, stiamo arrivando a queste conclusioni dopo, no? Cioè, come dire, ci vuole una predisposizione a capire che questi concetti non sono appannaggio di pochi scienziati che si devono occupare di sistemi complessi e quello si occupa delle particelle e quello si occupa. Cioè, qua è il punto, cioè, qua è in gioco ben altro, non è in gioco il progresso della scienza, ma qui è in gioco la sopravvivenza dell'umanità. Cioè, quindi il discorso della complessità è un discorso che ci coinvolge molto più da vicino, cioè non è un ramo come un altro, non per dare importanza alla complessità, cioè perché me ne occupo io, ma perché sicuramente, siccome noi siamo sistemi complessi, viviamo all'interno di sistemi complessi più ampi, se vogliamo mantenere in equilibrio il sistema, dobbiamo comprendere tutti quali sono le dinamiche di questo sistema. E poi capire che in qualche modo dobbiamo cercare, il nostro sforzo maggiore deve essere nel mantenere in equilibrio queste componenti. Noi ci siamo squilibrati, è palesemente squilibrata da purtroppo non da pochi anni, e quindi questo ha prodotto l'impatto antropico sulla biosfera, problemi poi di inquinamento, e tutto, non c'è bisogno di sovrappopolazione, eccetera. Quindi finché non capiremo queste cose, cominceremo a capire che bisogna seguire questa strada sarà un po' difficile, diciamo, secondo me. Come dire, il senso della vita dovrebbe essere un po' questo. Non solo la Definire. realizzazione come persona, come individuo, ma anche una realizzazione come tutto, diciamo, come insieme. Spero, insomma, Grazie purtroppo in poco tempo non era possibile, diciamo, non era una possibile. domanda complessa. Domanda. Grazie mille, veramente, per Spero, questa. insomma, alla fine sia di no, risultino di interesse un po' queste cose, vabbè, quantomeno uno stimolo ad approfondire, perché è chiaro che abbiamo toccato temi così in passato. Se posso dire, infatti, la cosa che alla fine rimane, cioè che mi rimane, appunto, come abbiamo detto all'inizio, che tutte le discipline,
si integrano, cioè arrivati a questo punto, no? Questo finale, tutto poi rientra nel ragionare appunto in maniera Certo. complessa Ora capite l'essenza dell'interdisciplinarità, cioè, perché è chiaro che l'interdisciplinarità non è solamente un discorso per dire, vabbè, è bella l'interdisciplinarità, mettiamo insieme tante cose, ma capite che quando se uno vuole risolvere i problemi veramente, veramente complessi, devi per forza avere un approccio interdisciplinare, cioè devi per forza vedere le cose da tanti punti di vista e mettere insieme la scienza, l'etica, la filosofia, no? Cioè, non puoi guardarlo. Se lo guardi solo da un lato, perdi il senso delle altre cose. Cioè, il senso della vita è un senso complesso, è un senso interdisciplinare. Cioè, se uno guarda una sola variabile, non puoi arrivare al senso della vita. Troverai avrai sempre una visione particolare. Certo. Devi riconoscere, per avere una visione globale, devi riconoscere quali sono le analogie e le differenze. Non voglio andare alla cosa e dire tutto è uguale, eccetera, eccetera. No, ci sono differenze. Ripeto, l'esempio dell'organismo vivente è perfetto, perché, ripeto, è un'unità nella differenza tra, cioè il fatto che ci sono diverse parti del corpo, ma che lavorano tutte per uno scopo collettivo. Cioè, quindi fare un governo mondiale non significa annullare no, le differenze tra le varie regioni o tra le varie cose. Che sono, dove diciamo, allora per fare un individuo devi annullare le differenze tra il fegato. No, non è questo. Anzi, cioè, tu devi esaltare le differenze, ma nella misura in cui ti serve per mantenere il tutto collegato e armonico, non per far prevalere una cosa rispetto alle altre. È difficile, perché, come dire, le tendenze sono sempre quelle di estremizzare, cioè di andare, no, verso un estremo o verso A. Cioè, è difficile tenere in equilibrio Sì. una cosa, perché di solito l'equilibrio è instabile, ma purtroppo è un'esigenza che abbiamo, altrimenti, come dire, non. I posteri, purtroppo, i nostri figli, i nostri nipoti, no? Si troveranno in un mondo un po' diverso, diciamo, purtroppo, da quello, se ancora ci sarà. Quindi è un'urgenza, è riconoscere anche che, come i re sono schiavi della storia, anche noi siamo schiavi dei processi. Cioè, alcuni processi in questo momento ci stanno prendendo il sopravvento, e quindi, perché quelli che possono riflettere sul senso della vita sono gli individui alla fine. Quindi noi ancora abbiamo in mano una cosa che i grandi superorganismi socioculturali, come dicevo io, non hanno, perché i grandi superorganismi sono a uno stadio evolutivo inferiore a quello dell'essere umano, perché sono creature che si sono evolute in un brodo lamarckiano, ora qua non voglio dire, un brodo culturale piuttosto che in un brodo biologico, ma dal punto di vista dell'evoluzione, anche se vengono dopo di noi, come storico, come cronologicamente, ma in realtà dal punto di vista evolutivo sono creature inferiori. Nel senso che cioè, una nazione non ha un'autocoscienza, cioè non può riflettere, non può fare considerazioni sul senso della vita, questo voglio dire, o su cosa è bene e che cosa è male. Cioè, una nazione si comporta come una nazione, per dire una multinazionale, no? Si comporta come un organismo di basso livello, non autocosciente, come una specie di pianta o un animale di basso livello che vuole solamente avere la meglio sugli altri, questo è il punto. Cioè, come dire, ragiona in termini competitivi, cioè in termini di stimolo-risposta, cioè non fa dei ragionamenti evoluti. Quindi non ci possiamo aspettare che, come dire, no, che la storia, che questi grandi superorganismi da soli risolvono. Ancora, purtroppo, la punta più avanzata siamo noi che riflettiamo, noi individui, atomi sociali per certi versi, come dire, vituperati nel quadro che dicevo prima, ma siamo gli unici ancora depositari di un'autocoscienza, finché non avremo, se un giorno avremo una mente globale che diventerà autocosciente, questa è un'ipotesi che metto un po' nel libro, ma quella ancora non ce l'abbiamo. Quindi al momento i depositari di un'autocoscienza e quindi di una capacità di riflessione con un linguaggio siamo noi. Purtroppo i superorganismi non ce l'hanno, ma i superorganismi, il dramma è questo, cioè che noi siamo individui che possiamo riflettere sul bene e sul male, magari arriviamo anche a una verità, arriviamo veramente al senso della vita e poi non lo possiamo realizzare perché ci troviamo, no? All'interno di questi superorganismi che ci trascinano, come diceva Tolstoi, il re schiavo della storia, l'inconscia vita collettiva dell'umanità che sfrutta in ogni istante la vita dei re. Lui diceva la vita dei re, ma a maggior ragione la vita dei sudditi come strumento per i propri fini. Ma finché non si riconosce questo, finché noi vediamo, come dice nello stadio, solamente gli individui e non vediamo che ci sono questi gruppi che ci sono. Appena uno parla dei gruppi, subito è complottista e banalizziamo il discorso, ovviamente, non, certamente non ha tutte queste sfaccettature, ma in realtà è così. Cioè, i gruppi, i grandi gruppi, purtroppo oggi hanno in mano la situazione. Ripeto, che siano nazioni, che siano grandi gruppi finanziari, che siano grandi multinazionali, hanno in Ma mano. sono
Cioè, sono gli interessi convergenti, cioè di classe, nel senso. Ma noi ragioniamo sempre in termini un po', no? In termini di conflitti, no? Ragionare in termini di conflitti di classe, in termini politici, di contrapposizioni politiche o di conflitti economici, non risolve la situazione. Cioè qua parliamo di una biologia dei sistemi sociali, cioè dovremmo affrontare il discorso da un punto di vista più biologico, no? Abbiamo detto che c'è la sociofisica, l'econofisica, questa è una specie di biosociologia. No? Nel senso di applicare alla società un punto di vista biologico, cioè perché il superorganismo si comporta, ripeto, come un organismo che ha i suoi fini, cioè tutte le ideologie politiche, cose che ci stanno dentro, lo sfruttamento, eccetera, sono, come dire, una costruzione importante, sono l'equivalente di un patrimonio, del patrimonio genetico, no, nostro, no? Ciascuno di noi a un patrimonio genetico che specifica il nostro organismo. Quindi in tutte le mie cellule sono cellule di Alessandro Pluchino perché condividono i geni di Alessandro Pluchino. Così come a livello del superorganismo culturale, tutti i membri di un superorganismo culturale, che sia una nazione, che sia una religione, che sia un gruppo, un'azienda per cui uno lavora, che qualsiasi gruppo a cui io appartengo, il fatto che io appartenga a quel gruppo è perché io condivido le regole, i valori. No? Cosa sono le regole e i valori? Sono informazioni, sono quelli che oggi vengono chiamati meme, no? Che si parla del meme come se fosse il video virale, eccetera, ma in realtà i meme sono pacchetti di informazioni e sono l'equivalente del gene. E quindi una collezione di meme forma un patrimonio memetico che specifica un certo superorganismo sociale. Quindi quel superorganismo sociale si, come dire, ha una sua autonomia in quanto tutti i suoi membri condividono lo stesso patrimonio memetico, quindi gli stessi valori, gli stessi principi, eccetera. Appena uno dei membri di questo superorganismo sociale, un individuo, decide di non condividere più quei valori, viene subito espulso, come venivano espulsi gli eretici dalla Chiesa cattolica, no? Dico le eresie, oppure come viene espulso un 5 Stelle, o come se ne va Brunetta se non è d'accordo con Forza Italia. Cioè, parliamo di queste cose, cioè tu capite che se io andassi in televisione, no, in un talk show a parlare di superorganismo, di Forza Italia, il patrimonio memetico, cioè mi arrestano, non lo so, mi mandano. Però purtroppo, se uno lascia la discussione a livello di cosa vuole fare Brunetta, eccetera, capite che non si capisce. Qua invece l'aspetto biologico, biosociologico, è quello, cioè così come una cellula del mio corpo appena smette di seguire le istruzioni del patrimonio genetico che ha la cellula e quindi si altera, c'ha una mutazione, diventa una cellula cancerogena, mi porta alla morte. Così, ripeto, all'interno di un superorganismo biosociologico, chiamiamolo così, ci può essere un tumore, no? Interno sociale dove c'è una rottura dall'interno del sistema che fa crollare l'intero sistema perché c'è una cellula, che poi sarebbe un individuo, che comincia a perseguire dei valori diversi da quelli che mantengono in vita l'organismo. Quindi bisogna cominciare a ragionare in questi modi, perché se no non si capisce com'è che poi crolla l'Unione Sovietica perché Gorbaciov, oppure, cioè, la storia può essere rivista tutta in questi termini, cioè di chi in qualche modo ha provocato una rottura di un organismo sociale. Capite che è diverso parlare in questi termini dei concetti. Cioè, tutto si chiarisce perché tutti questi concetti sono in armonia tra di loro e come dire, valgono a tutti i livelli di descrizione del sistema complesso. Finché parliamo in livelli, sì, ne possiamo semplificare, parlare della politica, dire che poi il Movimento 5 Stelle avrà questi, beh, Conte deve salvare, cioè la discussione che noi E quello è facciamo gossip alla fine. è a un livello, come dire, capisco che, come dire, i media devono parlare di questo livello, se no dovremmo fare una discussione ogni volta. Ma sì, cioè lì si ritorna alla serie interessi convergenti, come mandare avanti questo sistema e quindi la giustificazione, il bastone del maresciallo nello zaino, e tutto un sistema di distrazione che quindi fa, non so, che esalta appunto magari il singolo, che questa cosa è anche completamente antidemocratica, perché se pensiamo un voto vale uno, però poi se tu ne puoi influenzare milioni con i E non soldi, abbiamo insomma. parlato delle nostre proposte di ruolo Per del cui capitale c'è un nella democrazia assorte. discorso enorme, sì, troppo complesso forse. Non c'è il tempo di parlare tutto. Poi se volete Ci potrebbe però potremmo magari in un'altra occasione approfondire approfondire. cioè, questa cosa dell'insieme da un punto di vista appunto dell'umanità come biologica, umanità biologica.
Sì. Magari Posso la prossima volta. scienza artificiale. Vabbè, per oggi penso che possa bastare. Oggi Perché c'è una veramente bella infarinatura. soglia critica che abbiamo raggiunto. Poi magari, vabbè, intanto vediamo se ha funzionato tutto, diciamo, no? Se Sì, magari scopriamo speriamo. che ci siamo fatti una chiacchierata noi, non è venuto niente. Vabbè, Va comunque, bene, comunque. siamo divertiti lo Va stesso. bene. Grazie mille.